Bella amici miei, bella amici di Twitch, grandissimi amici di Twitch. Allora, un attimino e guardate il mitico Steve Jobs, grande, bello cicciottello che ha fondato la Apple Computer, grande la storia di Gran Turismo 7. Allora ragazzi, condivido un attimo la live e arrivo subito, eh. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Sì. Prima cosa andiamo a controllare le auto, raga. Ho sbagliato il tasto. Mitici. Oh, vediamo se c'è qualche auto usata nuova. Ok. No. Auto usate nuove sono ancora le stesse. Tra un po' Sunbus l'hanno esaurito, arriverà qualche auto nuova, eh. Devi chiuderlo quello. Chiudi tutto. Ok. Ciao Phil, mitico! Ciao. Ciao, benvenuto alla live, benvenuto a sta partitella del Domenica Pome, del Domenica Pome. Oh raga, che cosa ho visto? Che cosa ho visto? La AMG CLK LM 98, 6 milioni. Una delle auto da corsa più attraenti mai prodotta a Mercedes-Benz. Ho partecipato alla fine delle 90 categorie apice del Gran Turismo. Sbagliato, non mi la... Siamo live, non devi andare da Twitch Studio, devi andare dal programma. Arrivo subito, raga. GT1 richiede al costruttore auto da strada per ammetterla alla competizione. Al di là dell'aspetto, le auto prodotte per questa categoria sono vere e proprie auto da corsa. Mamma mia, raga, 6 milioni bisogna fare. CLK è stato prodotto dal 97 con gli stessi
Presupposti. Questa Mercedes credo che bisogna comprarla, eh. Questa Mercedes credo proprio che bisogna comprarla, amici miei. Ciao amici di Twitch, benvenuti, benvenuti alla live di oggi. Andiamo a inizio piloti. Cosa? Sì, adesso corriamo un po' per fare i soldi, poi c'è già l'amico party. Ti chiedo vivamente scusa, ma il nick della PlayStation cosa fai tu? Shadow? Sei Shador? Shader? Aspetta che non mi ricordo più. Abbassia. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Allora, Ma ascolti anche il volume della televisione? sì, pochissimo, pochissimo perché la tengo tipo sull'8 così se no poi fa ritorno su Twitch. Si sente il ritorno nella chat party. La chat party io sento invece un ronzio da te, ma credo che sia proprio la questione proprio della chat party che fa schifo. Anch'io lo sento, ronzio. Sì, c'è un ronzio. Io lo sento quando parli tu probabilmente lo senti quando parlo io, quindi è un bordello. Ma sì, ma tanto il party lo facciamo, giochiamo un po' insieme, poi chiudiamo l'ambaradan. Tanto perché così almeno riusciamo a farci una partitella insieme, Phil, capito? Allora, adesso mi voglio fare un paio di partitelle, aspettiamo che entri un po' di gente, con la mia amici, con mia moglie, vi faccio fare un paio di partitelle di soldini, perché ragazzi, non so se sei andato a vedere anche tu, Phil, c'è dentro. Ciao, ciao amici di Twitch, benvenuti. C'è dentro una macchina da paura che va comprata, eh? Però bisogna fare 6 milioni e mezzo e ragazzi miei, è la M-Gain CLK LM98. È un bolide. Ma 6 milioni e mezzo, eh? 6 milioni e mezzo è tanta roba, raga. Allora, facciamo così. Così aspettiamo anche l'amico Thor che entra e facciamo un po' di corsettine online insieme divertenti. Stavo anche aspettando Shader che doveva venire da ieri, forse anche il mitico Bruschetta, vediamo un attimo, non ho detto che venivano, però sai, domenica pomeriggio non so l'orario giusto che viene dentro gli amici, eh. Allora, adesso corre un attimo mia moglie, io intanto faccio la condivisione delle live, intanto rimango io in party con te, eh? Ok, vediamo. Ciao amici di Twitch, salutiamo. Ciao amici. C'è anche Olivia, eh? Olivia, vieni qua, tata. Vieni qua, tata. Sì, era la Fatti vedere, tata. Eccolo qui, Olivia. Che bella, Olivia. Bisognerebbe mettere in Cosa? pensavo che non fosse in live, che dovevo fare La live dai 3. Cosa facciamo? 4 ore di. 3, 3 e mezzo. No, 3, 5, 5 e mezzo. Sono sempre gli orari. 3, 5. Così almeno gli amici sanno gli orari che Marco Drums Games è in live. E poi alla sera dalle 8 e mezza, che poi è variabile perché magari rientro alle 9 in base a quando mangiamo. Comunque 8 e mezza, 11 alla domenica. Vai pure, cerca di non braccare dentro nessuno, eh. Abbiamo la Dodge Tomahawk, sono 6 giri, facciamo 2-3 partitelle, tempo di chi entra dentro anche Thor, così con l'amico Phil che è già dentro il party, riusciamo a fare. Ecco, vedi, eccolo qua che è entrato. Thor! Andiamo a vedere se l'ha caricato. Sì, infatti. Allora, lasciamo proprio sul 5 così sento un leggero, perché devo sentire un po' il motore. C'ho anche le cuffie, le 3D Pulse e anche altri modelli che usano i miei figli, ma ti giuro, mi fa impazzire perché mi scalda l'orecchio e mi fa impazzire dopo poco proprio le cuffie, non le sopporto. Non le Io sopporto. gioco perennemente con le cuffie. Sì, ma è proprio la questione, ma qualsiasi cuffia, non perché è fatta male o bene, qualsiasi cuffia metto, anche quando suonavo,
che noi facevamo i service audio e avevamo anche lo studio di registrazione, che dovevamo proprio usare le cuffie per sentire quando si registrava, e il discorso proprio è che era, mi faceva impazzire, usavo le HPGO, le Sennheiser, cuffie fighe anche, no? Ma non, in base ai materiali o com'è, anche se ci sono i forellini che respirano l'orecchio, non ce la facevo proprio a starci dentro, con le cuffie mi fa impazzire, una roba proprio, ciao ragazzi di Twitch, benvenuti! Comunque quindi, una gara, sì? Che ti fa guadagnare bene in poco tempo, che la puoi ripetere velocemente, è nel campionato americano, no? Sì. Daytona. La Pan American. E ti fai la prima. American 52.000. Sì, lo sto facendo adesso mia moglie. Quella da quella da 15.000, ripensa massimo 15.000, la seconda. Stand Cup. Quindi c'è poco. Ma conta che lo fai in tre giri e penso che con quella macchina lì lo fai in tre giri in 20 secondi. Devo provare, E quindi stiamo facendo la Pan America. Che fa da 52.000 a 3 minuti e 20. Sì. Ma devi fare quanti? 5 giri? 6 giri da 33-35 secondi l'uno. Ecco, qua se non tocchi nessuno fai 3 giri 22. 22.000? E poi calcola che lì devi uscire, sì. E poi rientrare. Invece qua fai via. Ah, aspetta, allora finisce questa e vado subito. Tanto me l'hai detto adesso, sai, non so se hai capito ieri sera che mi dimentico le cose tipo 35 minuti secondi. Infatti, adesso quando finisce la gara vado subito a vedere qual è, perché sì, no, qua devi praticamente uscire e riavviare. Stiamo lì. Invece qua no, fai riavvia subito e riparti subito. Ah, ok, ok. L'unica è che non devi toccare niente. Perfetto. Arrivo subito. Sì. Ok. Allora. Intanto sto. Eccola lì, eccola lì. Allora. Dobbiamo fare. Devo uscire. 42.000. Eccolo qua, vediamo solo un pezzettino di replay, raga. Ciao amici di Twitch! Benvenuti, grandissimi. Adesso tra un po' cominciamo, ma non riesco a capire Thor perché è entrato e è uscito. Passa tutto quello che c'è. Alto? No, okay. Ah, ok. Ah, ok. Mi raccomando, amici di Twitch, scrivete quando entrate, così riusciamo a salutarvi. Ok, amici miei? Grandissimi. Andiamo subito a fare... E iscrivetevi al canale, raga. Lo dico sempre. Allora, prossima gara usciamo.
Aspetta solo un secondo, così mi dici qual è. La faccio sempre con la Tomahawk, giusto? Sì, sì, in teoria dovrebbe fartela usare. Ok, fammi vedere. Quindi non è il Pan American, ma è il campionato Daytona. Aspetta. Tutto a destra, facendo. Tutto a destra. Americane. Daytona. Ah, devo entrare in America però. Sì, okay. Sì. Okay, America. Okay. Perfetto. Allora, aspetta che Daytona, ok. Poi faccio gioco arcade. Seconda. Ah no, la American Sunday la Cup. Seconda. Ok. Sì, sì, bravo. Sì. Quella lì. Me la dà. Sì, ma è tre giri. Vediamo quanto tempo ci mettiamo, sì, e poi sì, non bisogna sì. Uscire. Quindi vediamo in vai. Qua non devi uscire, fai riavvia e la più veloce. Si fa riavvia da 15.000 più pulito, quindi sarà più di 15.000, sì, sì, sarà 22.000. Allora, sì, 22.000 pulito. Ok, perfetto. Sempre pulito, tre giri, non sono sei. Anche l'amico Phil ci sta dicendo questa cosa fichissima, che se è una gran figata non si fa più lo sbattimento, diciamo, di uscire. La migliore è una gara di rally che c'è in Sardegna nelle gare europee. Sì, Sardegna è un disastro. fa niente. Però quella lì è quella che ti dà più soldi in base ai minuti che giochi. Ah, quanto? Non so dirtelo. Però dovrebbero essere 15.000 al minuto. Ok. Ma è difficile come tipo più di meno. Perché devi saper giocare al livello. Perché non devi cose. Sbattere, non devi toccare niente. Ah, boh. Poi, allora, io l'unica. In realtà poi lo stavo dicendo anche ieri, l'unica pista di rally che ho visto io solo la Sardegna, cioè questo gioco qua, giusto? O ce n'era un'altra che non ho ancora visto? Ce n'è anche in America. Ah, c'era anche in America di rally? Due. Ah, devo passarvela perché credevo che era solo quella, sinceramente. Ma infatti mi sembrava un po' strano, ti dico la verità. Vedi quanto tempo fai a giro? 47 secondi, vabbè, perché hai frenato. Perché... No, io la faccio in 40 secondi e c'è una macchina tarocca. Questa qui è troppo bella la Tomahawk, ok? Sì, ho comprato quella da gare, non quella da militare. Infatti ce ne sono tre, ce ne sono di Tomahawk. Devi prendere la terza. Quella con la S, se non sbaglio, che è quella stradale. Ho sbagliato e adesso continuare a usare queste. Beh, diciamo che se ti fai un milioncino facendo così, te la compri l'altra e poi un attimo, però sì, è effettivamente una... Sì, questo qua ti fai all'incirca, dovresti farti in 40 minuti un milione. Super giù è quello. Sto calcolando una cosa. Facciamo che, vabbè, 47 il primo e 37, 3, 6, 9, un minuto e mezzo, ok? Sono 22.000, un minuto, ci fa 50, un minuto, 10 gare, sono 15 minuti, 10, 20, 20. Fai 45 gare, 5 per 22.000, 22, allora, ma perché è calcolatrice? 45 per 22, ok, quindi si fa x, 22.000, brava, comunque non si è dato addosso nessuno, sì, ma vedi il tempo che ci hai messo, e adesso lo stai rifacendo ancora, non bisogna uscire e rientrare, sì, è quello l'iniziale, esatto. 45 per 22.000, che è come se milione. Fai il calcolo, sono... ti fai il calcolo di 15.000 ogni 2 minuti. Sì, fai il calcolo lì. Invece stavo facendo con quell'altra, che però si perde un po' di tempo perché... Ciao Ghia, ciao mitico Kevin, benvenuto. Stiamo provando a fare una pista del mitico Phil che ci sta dicendo questa qui che si farma a bestia, si farma di brutto proprio. Ciao ragazzi, ciao amici di tutti. Allora, l'altra invece è... 52.000, ok,
però ci mette 3 minuti e mezzo, quindi 10 gare sono 30 minuti, fai 20 gare, ok? Sono un milione, la stessa roba, deve anche rientrare, più o meno la stessa roba, perché ho fatto meno gare rispetto, ho fatto quasi 4 minuti. Eh sì, bene o male è più o meno la stessa roba, è più o meno la stessa roba, ma qui forse è più comodo, eh? Cosa dici? Sì, sì. Perché non devi entrare uscire, sì. Non è male neanche questa pista qua, eh? Ma quella da rally è la migliore. Quella da rally dovrò provarla, perché se magari riesco. E quella è proprio cos'è? Tipo un giro solo? È un giro, sì. Giro. E combatti contro un pilota. Contro uno invece di tutti e 10. Metti conto che ti va male, sono 40.000. Adesso non mi ricordo il tempo che stai a fare la gara. Però non devi uscire, rientrare, quindi quello è il facile. Lì con l'automo come modificarti anche le marce e metterci ancora meno tempo a fare questa gara. Porca miseria. Sì, bisogna comprare io per dire questa che è molto più debole della vostra, sto 40 secondi a giro. Porca, 40 secondi a giro, bella storia. 40 secondi che non ha neanche la... è toccato dentro però. Ciao Sharder, oh, vieni dentro a giocare con noi? C'è già il mitico Phil che è entrato adesso, no, in realtà dall'inizio live, grandissimo. Dai, vediamo se sta entrando anche Sharder. Beh, intanto ne fa un'altra cosa, ok, stiamo facendo un po' di farming con la mitica Fiat Dodge Tomahawk. Bisognerebbe mettere l'emblema della Fiat, perché sì, è fa parte del gruppo Stellantis, la Dodge Stellaris, come si chiama? Non me lo ricordo più. Certo che arriva, grandissimo Sharder, guarda che ho fatto anche il party, eh. Vedi se ti ho aggiunto, mitico, se vuoi entrare a parlare, se no chiaramente vabbè, facciamo le gare, punto e basta. Vuoi farle tu, mitico Phil, le gare, l'impostazione del coso? Sharder, fai tu le partite come ieri, che alla fine sei stato bravissimo. Possiamo incominciare da quella gara di ieri, Sharder, eh? Sai quella che abbiamo fatto Trial Mountain, che abbiamo fatto l'ultima spettacolare, che sto facendo anche un video, lo sto montando su TikTok, perché è stata una gara fantastica. Ciao amici di Twitch, benvenuti, mi raccomando iscrivetevi ragazzi al canale, è l'unico inimitabile col Marco Drums che si può schicchierare le orecchie del drago. Questa ormai è una roba che dico ogni 15 minuti. Ok, niente, allora stavo io facendo il corso. La Camaro ZL1. Ah, sempre limite 651, sì. Allora, guarda Phil che il limite è 651, mettiamo, così ognuno può usare la macchina che vuole senza. Hai visto, sì, Leo? Sì. Bellissimo, eh? Così ognuno usa la macchina che vuole, non tutti la stessa, perché va bene tutto, ma noi dobbiamo divertirci, siamo mica qua a vedere chi è più bravo, chi fa più veloce, chi se ne frega, cioè. Alla fine poi... Io faccio schifo, quindi... Massimo, anch'io, cioè alla fine della fiera ci sono delle piste che magari sono bravissimo e anche online vado forte, ci sono quelle che è un disastro. Poi c'è la serata che sei stanco, cioè è una cosa che non capisci, no? Infatti perché mi piace portare e fare le live su Twitch con voi amici e tutto, anche perché conosco gente, giochiamo insieme, ma non è una roba che devi star muto e per forza se uno ti viene addosso uno si arrabbia, cioè capisci, ho fatto LOL. Sì. Anche lì magari ho giocato, bravissima, ne puoi fare un'altra intanto che organizziamo, mo? Fai tu, dai. Capisci, non ho fatto anche Clan War, Call of Duty con gente che si arrabbiava se si parlava, ma io lo mandavo a quel paese, cioè va bene tutto, ma dai no, cioè, no, noi lo facciamo per divertirci. Sì. No, se fai per competitivo, sei dentro del competitivo e tutti lo fanno per quello, se poi entri a parlare e fai il cazzone va bene che si arrabbia la gente, ma io non voglio farlo, io voglio guarda Olivia, io voglio divertirmi, cioè capito? No Olivia, ti schiaccia Leo, stai qua. Quella Lord, buon salve, grandissimo Lord, dai che stiamo organizzando una bella competizione col mitico Sharder, il mitico Phil, che è già in party, credo che lo sentite. Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi.
Mi sono appena svegliato, quindi alla prima gara non so se andrà bene. Vai Tra, va bene così, così vince Marco Drams. Dai, 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 dai. Scusate, scusate, stavo sentendo il messaggio del mitico Thor. Allora, mitico Thor, se vuoi, entra dentro e gareggiamo. Allora, no, mi butto un secchio d'acqua per non perdere. Grandissimo. Siamo già dentro, Thor. Se vuoi facciamo lo stesso l'online e entri solo a gareggiare. Vedi tu un po' cosa vuoi fare. Diciamo che se entravi dentro nel party era molto più bello che ridiamo e scherziamo anche insieme, capito, mitico Thor? Boh, fammi sapere. Perché lui praticamente sta streamando con OBS e non può fare il party perché l'audio ce l'ha sulla Elgato, come ho fatto io. Anch'io l'ho comprata l'Elgato e volevo streamare. Ciao amici di Twitch, meravigliosi, grandissimi, dai che giochiamo, adesso giochiamo online, e mi raccomando iscrivetevi al canale con l'unico inevitabile, Marco Drago, con le orecchiette che si possono tirare al draghetto. E adesso andiamo online, ragazzi, adesso stiamo facendo un po' di soldini, sta guidando il mitico Zane Boy, mio figlio Leonardo, grandissimo, e c'ha anche in braccio Olivia, non so se la vedete mai qua, ma non è che si fa tanto così Olivia, cioè, sinceramente, fai un po' anche ridere, perché, ascolta, stiamo correndo, non si può fare così, capito? C'è il cane che è di bianco, è mio figlio che guida, bellissimo, questo va nei... Olli ho fatto un sacco di foto al mio cane che è di fianco, è mio figlio che guida, bellissimo. Ciao amici di Twitch, io ho ripreso la giornata dopo una settimana, un solo like, penso più tardi. Sì il The Ring è tanta roba, è bello, sì. Sì, tanta roba, ma come dice l'amico Lord in live, è difficile se non sai proprio l'umore giusto. Phil, Lord ti saluta, Phil Boy, ciao. Ciao. Ciao, ciao, mitico Lord, grazie. Dai, fai l'ultima e poi iniziamo, che intanto che Sharder mi dice che sta facendo la lobby. No, fai questa. Alla fine mi sa che... No, aspetta che schiaccio io. Alla fine mi sa che viene più comoda questa, come dice amico Phil, che è più facile, vedi che sei subito dentro. Alla fine è vero che paga meno, ma la fai in meno tempo, se si va un po' forte, se no ho visto che... Se modifichi le marce ancora meno. Sì, perché alla fine questa qui... Tra l'altro si può anche non frenare, tra l'altro, perché vabbè, uno gioca perché giocando è... Ma questa qua è come se fosse arcade. Bravo, bravissimo, proprio così. Quindi, insomma, è un po'... è particolare questa cosa. Allora, ho ripreso Elden Ring, ok. Invece Sharder dice, fatto, dopo se vi va al Nürburgring. Allora, sì, diciamo che il Nürburgring possiamo farla, mitico Sharder. Partiamo con Trial Mountain, dopo vediamo un po' anche con l'amico Phil, diciamo che come secondo me, facciamo non so 3, 4, 5, 6 partitelle, quando arriviamo che siamo stanchi e facciamo l'ultima, ci facciamo il Nürburgring, perché dopo il Nürburgring credo che nessuno di noi abbia voglia più di fare niente. Cioè il Nürburgring è quella che... Ciao amici di Twitch, mitici, sono in 9 con noi, siete 9 fantastiche persone che siamo in live oggi pomeriggio. Con mitico Gran Turismo 7, Marco Drams Games, mitico Phil e Sharder, che sono gli amici di Twitch che sono arrivati ieri. Tu Phil, sei entrato ieri nel mio canale, né, mitico? O l'altro ieri? Sì. Grande Phil. Ieri. Quindi ragazzi, se volete giocare con noi, fare delle belle partite insieme, iscrivetevi al mio canale, fate un bel bonifico di 1000 euro. Ah no, quello no, scusa, è un'altra cosa. E comunque vi do l'IBAN se volete.
Esatto, Lord, esatto, grandissimo. E lasciate il vostro ID così giochiamo insieme. Ok, ragazzi? Ci facciamo delle belle partitozze insieme. Aspetta, aspetta, che ti leggo, perché tu non c'hai il computer collacciato, se no. Infatti dopo due matti mi girano il pelo, vuol dire che non. Sì, sì, no, 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 assolutamente, Lord. Se vedi che dopo due partitelle ti fa girare le scatole, i soul like lasciali stare, lasciali proprio stare. Ok. Va bene, amore mio, vuoi fare tu la prima gara con gli amici online? Vuoi cimentarti con l'online? Facciamo la prima così, la fai tu, la sessione è fatta, ok. Possiamo pure andare, Phil. Aspetta che entro io, così poi mandarmi l'amicizia a Shardar. Allora, ho visto ieri che se io entro poi tu mi vedi da me. Dopo, se volete, mi date l'amicizia. Comunque, aspetta che entro io. Va bene. Perché comunque per entrare nell'online ci mette un pelino. Sì, sì, infatti è una cosa fighissima. Allora, tu non vedrai lui, perché non siete amici. Però se vedi me, che sono tuo amico, poi ti fa vedere la lobby dove sono dentro io, che è quella fatta da lui, che poi dopo, se volete, vi... un bordello. Magari poi, insomma, vi date l'amicizia anche tra voi. Adesso non so Shardar cosa ne pensa, se vuole. E quando magari non ci sono io, potete farvi anche delle belle garette. Insomma, io voglio creare questa specie di Twitter community, raga, quindi è una cosa fichissima questa. Infatti ti ho messo dentro nello stesso party audio di Shardar, che comunque potete anche scrivervi, tra l'altro tu Shardar dovresti beccarlo con dentro dal party, se non sbaglio. Allora, bella raga, bella Kevin, un abbraccio, buona domenica, grande, grande Kevin. Ma Shardar, è questa qui, bella raga? Aspetta, che devo chiedere. Sì, Triamonte è sicuro, è bella raga, perché... Sì, stanza di Shardar, ok. Grande, scusa, no, non l'avevi scritto come ieri, Shardar. Sai che c'è la mia faccia di fianco, non vedo. Ok, adesso sto entrando, un attimino. Oh, è entrato Kevin al party. Ciao, Kevin! Ok, adesso dovresti vederla. Prova, Phil. Sì. Perfetto, hai visto che figata? Che figata assurda. Bello. Grandissimo. Allora, fammi vedere se... Solo un attimo, ragazzi, è sparita l'immagine perché voglio vedere se avevo aggiunto ieri Shardar. Se l'avevo aggiunto tra gli amici nella chat. Un attimino, solo un secondino, ragazzi, scusate. Ma se no poi dopo è un casino. Se non sono dentro tutti nella stessa... Io adesso devo uscire per cambiare la macchina. Non puoi farlo da dentro? No? Non te lo fa fare? Mi dice, beh, il tracciato, vediamo. No. Buongiorno. Ciao, mitico Kevin. Ciao. Com'è in Germania? Fa freddo, fa caldo? C'è la neve. C'è la neve. Ma stai scherzando? C'è la neve davvero? Mm-hmm. Che cazzo? Non me l'avevi detto che c'era la neve. Incredibile. Adesso... Dai, davvero c'è la neve? Ma penso a te. Allora. Cos'era GR3? Aspetta, ma no, ma io ho sbagliato macchina. Allora, come faccio a cambiare la macchina? Anch'io ho sbagliato la macchina. Cambia auto. No, ma si può fare da dentro, Allora, GR4. Uh-huh. Massimo 651. Uh-huh. Okay. Ciao, Bragali, ciao, amore mio. È entrata anche mia moglie. Ok, perfetto. Vai, allenati un po', tanto che entrano tutti. Ne hai GR4? Ho solo GR3. No. E non ti fa correre? Pronto? No, penso che mi faccia correre. Ok. Adesso vedo. Prova a vedere se ti fa correre, madonna che balle sta roba delle imitazioni. È una macchina che devi frenare, accelerare, giusto Leo? Devi imparare. Ciao amici di Twitch, sta correndo il mio mitico Zane Boy, il grandissimo Zane Boy, mio figlio. Vediamo se riesce a combinare qualcosa, se no poi per la gara guido io, ok mo? Dai, guida più di quanto riesci, il più possibile, a fare bene le cose. Devi frenare al tempo giusto e accelerare al tempo giusto. Frena. Ok, bravissimo. Frena. Bella lì. Ma se stai parlando tu, Kevin? C'è una voce strana, come mai? Sì, sei strano. Perché c'è il telefono? Sì. Ah, ecco perché.
È una voce diversa da quella che sento sempre, quindi è un po' strano. Oh, Sharder è arrivato, bravissimo. Cioè, nel senso, è venuto giù in pista. Te lo, ti fa correre, Phil? Adesso arrivo, sto depotenziando la macchina. Eh sì, è una rottura di scatola. E d'altronde però, o corriamo tutti con la stessa macchina, la 458, perché mi sembra che Sharder ce l'ha. O se no, la prima volta che ti capita, ti vai a comprare la 458 e poi corriamo tutti con la stessa. Però, beh, l'importante sono i pipì. Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale se volete giocare con noi come stiamo facendo adesso, col mitico Phil e il Sharder. Kevin non può, ma se no c'era anche lui. E anche Thor voleva giocare con noi, però non credo che riesca a entrare per problematiche proprio di... Devo comprare anche le marce. Porca, ti stiamo facendo spendere un sacco. La GL3 non riesco a farle scendere a 651. Orca, questo mi sta dicendo Sharder. Vabbè, vediamo se riesce a entrare il mitico Phil. Sì, dovete darmi un attimo. Sì, sì, no, tranquillo, tranquillo. Tanto noi stiamo correndo, stiamo facendo il giro. Se no, al massimo, se non ha la macchina e il mitico Phil non riesce a scendere sotto i 651, li facciamo salire un po'. Fai la limitazione a 700 o quanto riesce a scendere lui. Adesso vedi un po', Phil, con calma, tanto lo siamo qui noi. Ciao, mitico. Ah, perché mi siede? Allora, io sto provando. Sì. Mettere un po' di zavorra anche, calare la potenza, ma mi scende di colpo da 670 a 650. No, scusa, 612. Ah, porca, tanto proprio. 612. Sì, non ha una via di mezzo. Porca miseria, ma come mai? Che roba strana succede. Su sto Gran Turismo. Ti sei immascato. Vai Leo! Grande. Ok. Forse ce la faccio. Sì, sì, noi stiamo intanto scorricchiando un po', ci stiamo un po' prendendo, grande Shard, ci stiamo prendendo un po' le misure. Questa ieri sera, non so se c'eri ancora dentro, Pilo, eri già uscito. L'ultima gara che abbiamo fatto ce la siamo proprio scannellate io e Shard. C'era anche Bruschetta, ma è dovuto andarsene. Erano di circa verso le 11:30. E sì, sì, è stata proprio una bella gara tirata, proprio Shard, eravamo lì a un secondo e due, tutto il tempo, bellissimo. Sì, quella che è. Oh, vedi che stai già imparando? Sì, bravissimo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marco Brown, grandi. E se volete giocare con noi, perché la lobby che stiamo facendo oggi siete voi amici di Twitch, lasciatemi il vostro ID e mi raccomando l'iscrizione al canale. Che dia Sharder, può mettere 6,60. Sharder, puoi mettere 6,70 la limitazione? 6,60. Adesso vediamo che lui sta correndo. Tempo un attimo che mi risponde. Perché meno di quello non riesci, Non riesci a scendere. Ieri abbiamo fatto 6,50 perché tutti avevamo la macchina così, allora abbiamo tenuto quella roba lì. Aspetta che adesso vediamo quando mi risponde il mitico Sharder. Grande, perché mentre corre mi risponde, è un grandissimo. No, al 100% non c'è consumo di vento. Sì, beh, il segnale lo mette sempre. Poi la benza non si consuma. Devo ricrearla, metto... Sì, dai, vai, fai così, grandissimo. Vai. 6,60, poi io lo porto a 6,60. Scusami Leo, un secondo, dobbiamo... Ok, allora la porta a 700, così adesso che non c'è problemi, tu fai 6,60 e teniamo tutti 6,60.
così posso usare il GR4. Ok, perfetto. No, se no, magari GR3, mettete GR3, GR3 che io sì, ho solo GR3. Sì, ha detto GR3 anche lui, infatti. Sì, scusami un attimo. È finito? No, no. Ah, vieni, amore mia, vediti in mezzo. No, ok. Allora, aspetta che mentre il mitico Sharder fa la... la lobby, io scelgo una GR3. Allora, fammi vedere un attimo che cos'ho di GR3. Da 660, eh? Allora, GR4. Quindi, la Ferrari non posso usarla. GR3. Ho la Concept della Mazda, che mi piace. Allora, vediamo un attimo GR3, che... GR3 o la 5... 458 Italia? Fai cosa del filtro, eh? Eh? Fai cosa del filtro, fa più veloce. Ma c'è la mia faccia, non ce la faccio, Kevin. C'è, ah. C'è il problema è quello. Sennò devo stare lì, spostare la roba. Allora, al GR3 c'ho questa Audi, ma fa veramente schifo. Cioè, non per l'Audi, ma perché non riesco proprio a tenerla in pista. È una cosa incredibile. Allora... Ah, come GR4 strano, non l'Audi è una buona tenuta. Non ce la faccio, mi va via di impotenza, mi va via in un bordello. Marco Facciatore, grande, hai fatto un secondo solo, Sharder. Allora, che vedo un attimo la GR3 che ho io, perché sinceramente ce n'ho una, ma è troppo bassa di cavalli, eh? Quindi devo andare a comprare qualcosa. Un secondo, raga, io non è che ne ho tante di GR3, eh? Allora, c'ho l'Audi, se no la GR3, abbiamo detto cavalli o PP noi? 660 PP, giusto? 660 PP. Potrei scendere quest'Audi. Esatto, che ho la GT3, è una GT3, però devo andare, visto che ne ha troppi, devo andare a vedere se c'è la Zavorra e c'è il, se l'ho comprato. No, vedi che non ce l'avevo. Zavorra e limitatore di potenza. Ok. Le gomme da corsa morbide. Ok. Allora, adesso andiamo su online. Lobby. Ciao amici, mitici amici di Twitch. Dai che ci corriamo insieme. Allora, mostra solo stanze con gli amici. Bella raga. Ok, adesso appena entra dentro te lo dico, Phil, così riesci a entrare anche tu. Ok, dovresti vederla in teoria la stanza. Ok, arrivo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi. Stiamo correndo col mitico Zanny Boy, dopo corre il Marco Drums Games, tranquilli. Ok, allora, mi ha fatto entrare, però ho 769 pp, quindi devo tirarlo giù. Abbiamo detto, porca miseria, cioè devo viaggiare praticamente i 660, abbiamo detto? Mm-hmm. 160. Vai, 660. 660 Sharder, eh? Provo a vedere un po' com'è questa macchina qui. Questa è la GR3, è diversa da quella di prima. Trovi uguale, trovi 660, sì. Aspetta che... Charger 660 io, giusti proprio, puliti. Devo calarla ancora. Puoi farlo anche da dentro, comunque. Non mi fa entrare. Ah, non ti fa entrare perché sei troppo? Finché non ho la mappa giusta. Oh, il mitico Charger davanti, guardalo come fila. Guardalo come fila! Ok, bravo lì. Bravissimo. Anche se non vai fortissimo, devi imparare di stare in strada. Teoria adesso. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Se non ti fa entrare vuol dire che non è proprio il tipo di macchina giusta, ma è strano. Scusa, se è il GR3. Anche perché non ha messo limitazioni sulle macchine, Ha messo solo la limitazione dei cavalli, quindi le macchine puoi entrare anche col Panda in teoria. Appunto. Guarda, poi criticare fare quella cosa.
Sì? Perché? Stamattina volevo fare un paro. Ah, hai visto la macchina? 6 milioni e mezzo? Ah sì, è vero, mi sono dimenticato Kevin, ma poi non mi hai scritto niente su sai che io mi dimentico le cose, no? Ah beh, ho fatto anche due live stamattina. Poi ho detto beh, grande modico. Ho dimenticato, questo è Marco. Ho fatto Course of the Dead Gods e ho fatto anche Hunting 2, cioè un sacco di live ho fatto stamattina. Beh, non è sì, sì. 6 milioni e mezzo, sì, quella storia lì è fattibile. Dopo, tra l'altro poi l'amico Phil mi ha detto una pista che sinceramente mi sa Kevin, che alla fine paga meno ma dura molto meno, ok? E non quanto, bisogna quanto uscire e entrare, paga 22.500, però dura, sono praticamente 3 giri da 40 secondi, credo, e poi non devi uscire ed entrare, cioè praticamente sei dentro in gara, fai riprova e basta, capito? Dopo ti faccio vedere quando finiamo qui. Dopo, quando finiamo qui ti faccio vedere qual è la pista che mi ha detto. Poi tra l'altro mi ha detto tra l'altro che c'è anche una del rally, però rally in dito in quel posto, insomma, no, è difficile. Rally non è proprio top, insomma, meglio fare piste normali. Perché è una è diversa la macchina. Sì, vi ho fatto i conti adesso, viene 1.000.000 e qualcosina in un'ora, ma è la stessa identica cosa di quell'altra, bene o male. Però alla fine sono meno giri e non devi uscire, entrare, quindi non ho calcolato il tempo di caricare la partita, uscire, capito? Mi assento un attimo, grande. La Tomahawk? Sì, assolutamente. Quella X però? No, la S credo, quella base. Comunque sono tutte prove, basta entrare, vai in Daytona, la gara alla Daytona, sei proprio non dal campionati, Daytona gara singola in America e fai la seconda, non la prima, la seconda gara. Basta che provi e ci vedi. Ma non lo so, 40 perché stava correndo mia moglie, magari andare più forte ci si mette anche meno, non lo so. Io ci metto 40 secondi con una macchina in più debole. Dove fare il calcolo? Ma abbiamo fatto più o meno prima a occhio, io ho calcolato che viene 1.000.000 all'incirca tutte e due. Però la Pan America devi metterci del tempo a caricare la gara dopo, uscire e rientrare, capito? Quel tempo lì non lo posso calcolare, non so quanto ci metti 10 secondi almeno, a caricare la gara, entrare, uscire. Ho capito, però se lo fai 20 volte sono già 5-6 minuti, 7 minuti. Perché comunque 52.000 è vero, ma ci metti 3 minuti e 30, il tempo di entrare e uscire dalla partita e farla ripartire, e sono 6 giri. Se magari è anche lì, capito? Però non devi uscire, caricare l'altra, uscire dal campionato, ricercarlo, rientrare dentro, fare avvia. È più veloce, più che altro è quello. Farò anche un video su questa cosa, ti ringrazio nel video su YouTube di Mitico Phil. Dico, ecco, questo è un altro modo per farmare su del mitico Phil, che me l'ha detto. Non ce la fai? Come ti fare papà? Che non devi uscire. Sì. Ragazzi, quando siete a posto, che anche il mitico Phil si fa un po' di giri, che vogliamo partire, diciamo Charlie di partire. Ah, non l'hai mai fatta? Bene, ho fatto qualche diretta, dai. Continuo. Bene, solo che bene ragazzi, così Marco Drums vince. Solo che bene. Io non ho capito questo tipo di comportamentazione della gente che entra da uno youtuber famoso e vuole vincere. Deve vincere sempre lo youtuber famoso, ragazzi, dovete capire questa cosa. Anche Sharder ieri andava troppo forte. Sto scherzando, ragazzi. Noi ci divertiamo e ci smanettiamo. E anche qualche botta va bene, non c'è problema. Non ce la fai star dentro. Poi che faccio io che ti faccio vedere? Iscrivetevi al canale. Al canale. E lasciate il vostro ID PSN.
Ciao amici di Twitch, benvenuti. Adesso partiamo con la mitica live con Sharder e il mitico Filbo, che sono gli amici di Twitch. Tra l'altro credo che tutti e due sono entrati ieri, si sono iscritti ieri al canale e già ieri sera abbiamo giocato e oggi abbiamo giocato ancora, grandissimi ragazzi, così si fa, belli su Twitch, online, e ci si diverte insieme, grandi, grandi. C'era anche il mitico Kevin, ma oggi non può giocare, ma ci sarà domani, se domani non giochiamo. Domani vi aspetto tutti su Warzone, c'è il mitico Lord, il mitico Pierpaolo, che adesso non lo sto vedendo, quindi un po' mi preoccupa che non è ancora entrato nella live, e il mitico Morrison, un grandissimo Morrison che viene a giocare con noi. Posso provare io, amore mio? Ti faccio vedere un attimo, che vediamo se ha la macchina o che cosa. Vieni qua un secondo di fianco. Di fianco, non devi andare via, mettiti qua di fianco a me. Ok. Spostalo sempre un po' più avanti, così non abbiamo problematiche. Ok, vediamo un attimo, raga, se riusciamo. Allora, prima di tutto il volante deve essere bello in centro, se no si sempre... Ok, raga. Vediamo un attimo con questa... No. Dov'è? Quella. Ciao amici di Twitch, eccolo qui Charter, dai che corriamo! Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, dai, fate voi le presentazioni ragazzi. Guarda che andiamo a battere il grandissimo Charter. Anche ieri ci sportellavamo a destra e a sinistra, incroci incredibili. Scusa Sharder se ti ho buttato fuori. Non lo so se ti ho buttato fuori. Abbiamo fatto un destra e sinistra incredibile, Phil. Oh, eccolo che mi supera. L'incrocio. Scusa Sharder. No, non è gara, stiamo facendo le prove, ma è già gara qua. È già bagarre. Incredibile. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Siamo online con voi gli amici di Twitch. Ci siamo conosciuti ieri, si sono iscritti e già oggi giochiamo online. Se volete farlo anche voi, mi raccomando, fate la stessa cosa. Iscrivetevi al canale e datemi il vostro ID che giochiamo insieme. Questa Ferrarina è nervosa. È molto più nervosa la GR3 della 4, È molto nervosina questa Ferrarina qua. Sì. Stai vedendo mitico Kevin? È andato, Kevin. Se n'è andato, non ritorna più. Miseria, quel cordolo lì. Qua riesco a prenderlo. È un punto che io la faccio meglio di Charder, il mitico, perché riesco sempre a avvicinarmi. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. No, non ti girare! Ho preso il cordolo! Non ci credo, è bella tosterella! Oh, scusami! Mi stavo girando tranquillo! Scusa! Ero lì tranquillo io a girarmi! Grande Lord! Che botta che ha tirato, che bel dico Phil! Porca miseria! Non credevo che eri così vicino! Ti sei perso che stiamo già correndo, questa è la pre-gara e stiamo praticamente facendo una gara nel pre-gara. È una cosa incredibile, Lord. sta macchinetta qui è una cosettina. Vediamo un attimo. TCS,
lo tiro su un attimo. Andiamo su un attimo il CCS. Avvio? Aspetta che chiedo a Phil. Phil, cosa dici? Avviamo? Sì, sì, prima? Sì. Vai, vai, avvia allora. Avvia Mythical Shader. Andiamo ragazzi. Ok, scrive. Grandissimo. Se vuoi entrare nel party, Mythical Shader l'ho fatto, eh. Il party proprio audio. Vedi tu, se no continuiamo così che... Gara vera. Gara vera, Lord. Gara vera. Non si scherza, non si bara e non si fanno stupidaggini. Adesso si corre realmente. Amore, aspetta un attimino. Non mi distrarre, tanto. Non mi distrarre. Cioè, non si corre, eh. Si scherza, ragazzi, amici di Twitch, eh. Si scherza, si ride, si corre e non è importante. Però chi arriva primo vince 1 milione di euro. Immagini, no? Però... Phil, come viaggia il tuo mezzo? Peugeot! Bella lì! Phil, Charger, sì, e Marco Drums. E guarda che è scritto di fianco. È lo stesso. Dentro anche nella chat, amore, perché sta scrivendo. Sta scrivendo. Bella Phil. Sento il tuo scarico, Phil. No, ragazzi, vi siete impalati, che bello, che peccato. Che peccato. Bomba, ho stretto io all'ultimo. Voi non sapete come ho preso questa curva qui dopo. Voi non lo sapete come ho preso la seconda S. Facciamo finta di nulla, vado a cancellarla anche dall'archivio di Twitch. Ah, questa Ferrarina qui è nervosina, eh? Nervosina ina. Attento, guarda come fa Papino la gara, dai. Dai, passa le due mele a Marco, ragazzi. Passate le due mele. Ciao vicini, Twitch, benvenuti ragazzi. Porta Olivia giù a fare anche qui, dai, ma. Così giocato un po', eh? Mi piace sempre di più sta pista. Oh, non l'ho mai giocata, ma mi piace proprio questa S in salita. E con l'esse dopo. Sì, beh, la giocavo nel senso che te la devi fare per forza nei cose dei caffè, nel senso, non è che non l'ho mai fatta, però non l'avevo presa proprio in giro. Ma io non l'ho mai notata. No, davvero? Allora, là. Ancora no, no. Ma l'hai finiti tutti i caffè? No. Ah, ok, ecco perché. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Stiamo correndo online con voi ragazzi, se volete correre con Marco Drums Games. Iscrivetevi al canale e lasciatemi il vostro ID, che poi tra l'altro vabbè, non funziona così perché vi dico io di iscrivervi e di andare sul mio, però va bene. Lasciate il vostro ID, così almeno riusciamo a farci una bella garozza insieme. Allora, partiamo dal presupposto che Phil sta andando forte e mi sta prendendo un po' di secondini, eh. Quindi deve Marco Drums Games smettere di parlare un po' e correre un po' di più. 5-3, 5-3, 5-3, 5-2, guardalo lì come viaggia il Phil, guardalo lì, 2-81, dai che ti ho dato dei secondi, dai che ti sto dando via un po', vai. Parla di meno e corri più cowboy. Grande. Allora, io ragazzi, come ti dicevo ieri, mitico Phil,
non riesco a correre, leggere, fare lo youtuber e cambiare anche le marce. Quindi io sto andando col manuale, dico la verità, non dico bugie. Ogni tanto le cambio perché faccio finta e voglio un po' imparare anche a parlare mentre cambio le marce e tutto, ma... io non riesco a fare niente. Se parlo sbaglio. Infatti ho fatto tanti di quegli errori parlando. Ma vedi, è impossibile. Guarda che comunque è una cosa difficilissima parlare, intrattenere e correre serio, eh. Per quello che lascio il cambio automatico, sennò me la farei tutta in seconda. Io non ho visto. Visto come corro. L'hai preso grande. Sì. Ho sbagliato la cambiata perché parlavo. vedi? Tu pensa quando devo farlo io e me la faccio tutta in seconda, che bella visione, sì, per voi che guardate. Ecco, andiamo a vedere Marco Drals che se la fa tutta in seconda perché chiacchiera. È il logo, il nostro grandissimo logo. Numi. Hai visto la maglietta? Bella. Sta anche cercando di... di cattiveria dentro il Shard prima, perché non l'ho visto neanche nel radar. Proprio è arrivato a fuoco. Sì, è arrivato a fuoco. Grande Shard. L'importante, come dice sempre Hamilton e Verstappen quando si sono incornati, è vincere. Tanto sul podio ci arriviamo tutti e tre. Bravo, esatto, qui è già un buon modo di pensare questo qua. Il chiacchieratore, bella lì, bel nomignolo. Dov'è il grandissimo Pierpaolo? Dov'è Pierpaolo? Lord, scrivi sul gruppo, digli a Pier che deve entrare, che c'ho bisogno di uno che mi fa i titolozzi. Non fare questa comportamentazione, Ferrari. Porca miseria che mi è andata a destra e a sinistra. Non so se metterla, metterla quinta. Ho sbagliato, ho messo la quinta, non dovevo metterla. Allora, io di solito quando correvo che non parlavo, cosa faccio? Metto il cambio automatico. Vedo lui come prende le marce e poi lo facevo. Sai che comunque col cambio automatico, col cambio manuale puoi frenare di più e puoi fare cose che col cambio manuale non fa, quindi va più veloce. Però normalmente quando non conoscevo tanto bene le piste facevo fare l'automatico, poi vedevo più o meno lui cosa mette. A parte che per andare forte bisogna fare anche gli assetti, ragazzi, perché non è solo prendi, vai, metti su tutto e... Io di tempo e voglia di fare l'assetti non ce l'ho, ti dico proprio la verità. Per fortuna c'è l'amico Ciro, che è un altro ragazzo grandissimo, che lui si mette lì invece a fare gli assetti, vero Kevin? C'è il mitico Ciro che ci passa gli assetti, che è un grande, grazie Ciro. Io lo ringrazio sempre in live perché lui si fa il culo e noi andiamo forti col lavoro di altri. Grande Ciro, grandissimo. Oh! Ma cosa è successo? Ma come mai Shardere è qui a culo? Ce l'avevo a... Ma com'è successo questo tipo di comportamentazione, Charder? Ma come ti comporti? Cioè, stavo chiacchierando troppo, devo stare un po' muto, raga, perché Charder è arrivato, eh? Eh sì, ma ce l'avevo dietro, l'ho sentito che mi ha tampinato. Che è quando è vicino? Se non era per Ciro, no beh, ma aspetta, sulle Ferrari, questa qui non mi ha passato il... Me l'ha passato sulla 430, sulla F40. Oh, no che non ti lascio passare di lì, Charder. Mi ha passato invece. Cazzo, mi sono andato addosso. Oh, è riuscito a passarmi. Dai! Ma perché ha fatto così? Ho sbagliato anch'io. Grande Charder, bravo, sei stato bravo. Ho fatto quattro giri da solo, poi ho cannato la curva lì, mi ha recuperato e adesso va via.
E adesso va via il mitico Shard. Bravo, bravo. Mi piace questo tipo di... Credevo già di essere sul podio, ho fatto la stupidata. Cos'è che sta sgomando? Ma vedo sgommate. Oh! Che fai? Ma che cos'è che sta andando? Sta andando a fuoco! Ma l'hai visto? Guarda un attimo, raga, ma lui sta andando dritto! Guarda! Si è buggato, Sharder, stai andando per pista! È incredibile, ragazzi! Guarda! Guarda, lo vedi? Ma che cosa sta facendo? Che figata, ragazzi! Cos'è? Spegnete Shard. Guardalo. No, dai, non ci credo. Tu lo vedi, Phil, che cosa sta succedendo? No, io non vedo. C'è Shard che sta andando in giro per tutta la pista a sgommare, a fare spumo nero, a fare le scintille. Ragazzi, guardate cosa succede. Non ci credo, è incredibile. Guardalo. Fantastico. Mega bug. Prima avevo proprio cannato questa curva qui. L'ho proprio cannato. Sì, incredibile, ma non la canno mai quella lì, Cioè proprio cannata così, a prescindere, boh, vabbè. Eh sì, Shard è il centilatore di pista, grande Shard. Se non l'hai visto, dopo vai a vedertela la live, perché sì, mai visto una cosa del genere. Kevin? L'hai visto? Ok, ragazzi, dai, ce l'abbiamo fatta! Peccato, non conoscevo la pista, potevo fare meglio. Dai, sei stato bravissimo, grande. Il mitico Charter ha fatto una cosa incredibile, sì, ma devi andare a vedercela la live. Anche tu vai a vedertela dopo la registrazione. Non c'è replay nell'online, e poi non devono vedere la live, proprio quello che vedevo io. Allora, ragazzi, ce ne facciamo un'altra qui, scegliamo un'altra pista, cosa facciamo? Facciamo un'altra qui. Facciamone un'altra qui, cosa ne dici, Sharder? Scusate, per le sportellate non... No, ma vai tranquillo, Sharder, ma figurati, giochiamo a ridere e scherzare, mica bisogna scusarsi per le sportellate. Vai tranquillo, mitico. Sharder, tu dopo devi andare a vederti la live, ok? Quando la finisco, vai a vederla che la vedi registrata, vai più o meno qui e vedi che cosa stavi facendo. Tu sei un pazzo, scintillavi, la tua macchina andava a destra e a sinistra, sbattevi dappertutto, fumo bianco e nero, un bordello hai fatto. Vai a vedertela dopo, Sharder, Allora, ci facciamo subito la gara subito o facciamo ancora qualche corsettina così per... Cosa vuoi fare, mitico Phil? Quello che volete. Allora, dai, fai partire ancora, mitico Charter, dai, dopo la cambiamo, dopo andiamo su un'altra mega pista. No, devi sportellare di brutto, esatto, vedi Lord che dice che alla gente piace quando si sportella. Ecco perché sentiva puzza di bruciato, Charter. Che sei bella, grande Charter, questo mi è piaciuto, mi ha fatto ridere, grande. Lo scintillatore di pista, guarda, c'hai anche un titolo, Sharder, lo scintillatore di pista, tu adesso sarai, bellissimo, grande Bregali, bello. Ma dove sono i miei titolatori? Dov'è Pierpaolo? Quando vuoi parti, Sharder? Ce ne facciamo un'altra con questa pista, dopo scegliamo una pista che gli piace a Phil, così almeno siamo tutti contenti. Ma quella che volete, per me è indifferente. È uguale? Basta che non mettete quelle del Giappone. Giappone sono delle sì, sono un po' ostiche. No, non mi piacciono. Tipo queste qua, già accettabile, aprile un po' aperta, un po' chiusa, ma quelle chiuse non mi piacciono. Il Nürburgring, già subito, Sharder. Porca miseria, mi vuoi proprio far piangere gli occhi? Ecco il film, guarda che potenza come vai, ragazzo, guarda che roba. Oh, non... Allora,
Io ti vedo di fianco e ti vedo dietro, quindi se freno e ti incartello non è colpa mia, eh? Ah no, no, è vero, ci sei qui, sei qui. Ah. No? No, non mi sono iscritto per gareggiare. Bravo, 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 così. Come hai fatto a scrivere mentre eri in gara? Fammi capire. Non c'è. Ah, non c'è? È uscito? Ah, non sei iscritto. Perché non ci sei in gara, Sharder? Dai, rifacciamola, ci mancherebbe. Sì, sì. Che cavoli. Cazzo, però stavo andando bene, vaffanbrodo. Dai, questa è patta. Porca di quella maiala. Dai, rifai, non c'è problema. Tanto siamo qui, figurati. Allora. Ah, è proprio Lost, un burdello è combinato, Sharder. Hai scintillato e hai anche fatto saltare la lobby. Un bordello stai combinando. Problema delle scintille. Hai scintillato talmente tanto che hai fatto scoppiare i server, Sharder. Ciao, amici di Twitch. Gli ha dato fuoco i server da casa, grandissimo Sharder. Allora, fai una cosa, dai, fai un'altra pista, già che devi rifare la lobby, fai un'altra, dai, così anche gli amici che ci vedono da Twitch. Si può fare Interlagos? Vi va tutti Interlagos? Io non so che cosa sia, quindi va bene. Quella del Brasile? Quella di Formula 1? Sì. Dai, vabbè, scegli il mitico Sharder, dai, non interessa la pista, tanto noi corriamo. Sì. Siamo delle macchine incredibili, noi corriamo dappertutto. Ma tu che volantino hai, mitico Phil? Che volantino hai? Intendi. Volante usi? Sento che smanetti con le marce, no? Il volante tu, giusto? Sì. O col pad, no? Ok. Ma un Logitech di base. G29? Scuso che c'era nel mercato. Sì, grande. Beh, va che va di brutto, eh. Cioè, io uso il G923, che è l'evoluzione. C'è il feedback. Ah, allora? Si chiama? Sì. Che fastidio. Ah, non è il G29, è un altro, eh. Orca miseria, come vai a risoluzione la live? Non lo so, ragazzi, non è colpa mia. Manda un po' di pubblicità. No, non si può. Non si può mandare la pubblicità. Probabilmente deve entrare la pubblicità, Lord. Quando entra la pubblicità sai che poi tutto va bene. Non posso mandarla, io se no mandavo tipo 27-28 pubblicità a secondo, ragazzi, se potevo mandare io la pubblicità. Ma si vede bene, però. Si vede? Beh, magari a volte va anche in base a connessione, ragazzi, cioè ci sarà un bordello di gente collegata a Twitch. E io ringrazio sempre Twitch, eh. Twitch è una gran piattaforma che ci permette di stare insieme, ragazzi, eh. Grandissimo Twitch, che è della mitica Amazon. Quindi se poi dovete comprare qualcosa andate su Amazon. A me non mi paga nessuno per dirlo, ma ci sta. Entrates, ok. Almeno vorrei una bella sponsorizzazione di Amazon, ci starebbe di brutto. Ok, sto entrando, Phil, entra dentro quando lo vedi. Mm-hmm. Hai mandato? Bravissimo, amore. Ma posso far tutto io adesso. Ok. Sto già correndo io, mi sto un po' esercitando perché con questa macchina il circuito di San Paolo non l'ho mai fatto con sta GR3, vi dico proprio la verità. Quindi, Sharder, io non lo vedo, ma spero che sei dentro, visto che hai fatto la lobby tua, mitico. Io sto McLaren per te. Grande, sto spolizzando io sulla mia McLaren, davvero, hai fatto tipo Marco Trump Games. Grande, Sharder. Grazie. Fate loghi dappertutto, Marco Drans, ragazzi, poi tra un po' venderò anche le magliette. Tutti al mare quest'estate con Marco Drans Games e farò anche una bella canzone. L'ho già inventata. Adesso che sto correndo non posso cantarvela, ma dopo ve la canto. Ah no, ve la canto subito. Marco Drans. In discoteca sentirete questa canzone, ragazzi. Incredibile. No, Sharder c'è. Allora, questa è quella dove corrono anche la Formula 1, però è pista, è un po' tosterella. Ah, qua io non so neanche dove frenare. Grande Bragali, grande amore, grazie figlia, tante informazioni fisiche. Allora, l'unico pezzo, orca! Oh Lord, spero che non sia una cosa brutta,
Io sono nei prati, ragazzi, che sto facendo a destra e a sinistra, eh? Vi dico solo questo. È stata un'idea del cavolo la mia di fare Interlagos con queste macchine, vi dico la verità, sono sempre fuori. No, con la Ferrari il problema è che la curva quella lì dove sei uscito e non puoi accelerare tutto. Sì, no, no, è incredibile. Il modulare l'accelerare. Tu pensa che questa è la pista di mia moglie, che è brasiliana, e sono andato anche a vederla con mio cognato e anche a San... che si chiama? Il Maracanã. Bellissimo, bellissimo. Questa pista è fantastica dal vivo, ragazzi. Però non c'era la Formula 1, che era ad agosto e c'era altre gare. La Formula 1 l'ho vista una volta in vita mia, quando correvano ancora con i motori veri, non con quelle scorreggette che c'hanno adesso, che ti spaccavano i timpani quando passavano a Monza. Sono a posto per tutta la vita. Sì, sì. Ah, davvero? Ah, che figata. Ah, non compare gli abbonati alla pubblicità. Allora, ragazzi, se non volete vedere la pubblicità, abbonatevi tutti a Marco Trans Games. Grandi, ragazzi. E mi raccomando di iscrivervi al canale, Stiamo correndo con gli amici di Twitch. Voi, ragazzi, se volete correre con Marco Trans, vedete il mitico Filbo e Sharder, si sono iscritti ieri sera, si sono iscritti al canale e oggi stiamo giocando insieme, Se volete farlo anche voi, tranquillamente iscrivetevi al canale e passatemi il vostro IBAN. Esatto. No, il film mi ha superato, che erano i prati. E ti è partita e mi hai dato dentro sul pianto. Ah, ti ho toccato anche. Ah, scusa. Mio Dio. 1.41, 1.44. Mamma mia. Che schifo. Dai, almeno ti ho davanti così vedo come la fai tu e devo solo migliorare, dai. Il mitico Sharder dov'è, che non lo vedo neanche dello specchio. Ti superano. Hai ragione, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Ti stavo venendo in quel posticino, l'ho visto. Non credo di averti baccato dentro, però no, ero lì al pelo, ero lì al proprio al pelino. Qui è gara ragazzi, non è prova, qui è gara. Porca, vedi come devo modularla io per... Cosa ho scritto? Lord! Vedi? Sbaglio lui, sbaglio anch'io, è colpa sua. Anch'io sono andato nel prato. Oh, queste curve qui sono incredibili. Ecco, se prendo il... Ciao DSC, grandissimo! Ciao, benvenuto, mitico! Grande, sto correndo con i ragazzi, con voi di Twitch, ragazzi. Ciao, mitico! DSC. Hai visto? Hai visto come ho fatto? Un po' una Passare un po'... Intanto piano Sharder si avvicina. Lo vedo. Lo vedo. Vado con tutti. Sì, Sharder è un... Attento che ti dà la ruota. Aspetta che lo vedo. Quando lo vedo lo sento anche. Grandissimo. Ho avuto un'idea veramente del cavolo a fare sta pista, perché con questa macchina è veramente tosta. No, con la Ferrari mi pare non puoi toccare i cordoli, è quello il problema della Ferrari. Non posso toccarli, e appena li tocco vado fuori, Infatti c'è la live a testimoniare, ragazzi, non sto sbagliando, è che sono i cordoli, è la macchina che fa schifo. Era meglio se venivo con il 500. Però più potenza. Sì? Sì. Quando praticamente vai in allungo non mi davi prima. Ok. C'hai i pregi. La peso secondo me è più forte delle due. Ah, quella sì. Quella che sta usando il mitico Phil? Ce l'hai anche tu, né, Kevin? Sì. Ma si può comprare quella lì? O bisogna trovarla nelle rare? No, l'ho comprata io. Dopo mi dici
Qual è? Ciao amici di Twitch. Ah, figo, figo. Ecco, io ho questa S qui che mi frega a me. Quella prima dei tornandini finali. Se tocco dentro appena appena il cordolo sono finito praticamente. Grande DSC, grande che è entrato, bravissimo, bravissimo ragazzo, dai, iscriviti al canale e se sei già iscritto scusami perché io non mi ricordo un cavolo. Eh? È già iscritto, ok, mi dice mia moglie, grazie amore mio, per fortuna c'è lei che mi ricorda le cose, no? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, dai, domenica di corsa, domenica di corsa. Ma chi la guarda la Formula 1 che fa schifo? Dovete venire a vedere le gare di Marco Drums Games, sono più affidabili, più belle. Prendono, ma cos'è la MotoGP? Ma no, ma il tiro del Marco Drums Games, porca miseria, appena l'ho detto sono uscito. Bellissima. Ciao Roby, grande Roby, Marco e Carla, ciao grandissimo Roby, adesso si è salutato Roby, amore. Ciao Roby. Allora, con TCS a 2 vado un po' meglio. Però quel cordolo lì, raga. Oh, Sharder viaggia, eh? Sì. Mi sa che ho sbagliato di questa cosa. Sta. Per me se dicevo Ah no, ma si gioca per ridere, scherzare, raga. Vedrete dopo, quando partiamo tutti insieme, che sportellate che ci diamo qua. Bella Roby, grandissimo. Stiamo giocando online, Roby, eh? Allora, io non me lo ricordo, ragazzi. Quindi se vi dico le cose e sono sbagliate, scusatemi, ma tanto va bene così. Se vuoi giocare, Roby, stiamo giocando adesso, eh? Se vuoi giocare con noi. Non mi ricordo se ho già giocato con te, se volevi giocare, se invece vieni solo a guardare e stare con noi in simpatia, a ridere e scherzare. Non mi ricordo più niente. Comunque tutti, anche la ragazza di prima, come si chiama, amore mio? Chi mi ha scritto? Il ragazzo, Monica. Quello DSC, anche tu se vuoi giocare ragazzo, eh? O ragazza, perché vabbè dal nome così non riesco a capire se siete ragazzi. Siete solo mitici tutti, ecco. Ah, se vuoi giocare. Oh! Ho visto uno fuori! Approfittiamone, no, ragazzi! No, fermo! Oh. No, ti ho superato! Non barare! Ti ho superato! Non eri fermo! La gente l'ha visto! Marco Trans ha superato! Allora, se vuoi se vuoi c'è Sharder adesso che tiro ti giunge. Cazzo, ci ha ripeccato. Ah, GT Sport, è vero, vedi che me lo ricordavo, DS, scusa. Vabbè, allora vieni dentro a guardare le nostre live. Stiamo giocando online, ragazzi, figata incredibile. Io non ho visto niente. Ma come non hai visto niente, Lord? Ma come non hai visto niente? Non hai visto che l'ho superato in curva? Grande, Lord. Nega tutto lui, mamma mia ragazzi, che community ho, tutti contro Marco Drums Games. Allora, quando vuoi partire, grandissimo Sharder, ci facciamo la gara, eh? Ma perché Filbo ancora secondo, scusa che ti ho superato? Perché il tempo è un po' vecchio. Non siamo in gara. Sharder, ma perché siete arrivati? Scusate ragazzi, io ero un po' nei prati. Vi ho visti passare uno dietro l'altro. Oh, sono secondo. Dico, come mai? Non capisco. Sharder è l'ultimo. Stava fermo. Muovi le orecchie del logo. Ah, questo. Guarda, grande Roby. Oh, sono andato nei prati per muovere le orecchie, scusate raga. No, Sharder forse è ultimo perché è fermo. Oh, scusa. Non ce l'ho fatta, minchia, proprio riflessi da panico, era fermo poveraccio. No, mi sono messo in retro, ho detto adesso mi devo affrontare. Ecco perché e classico, proprio ti sono venuto, eh? Ok, perfetto, lo sapevi, già mi conosci. Oh, vediamo chi è. Ma io mi chiedo, ma perché il mitico Marco Drums Games è lo youtuber e sono sempre un...
Porca miseria, sto gioco mi fa impazzire. Vabbè, dai che li prendiamo tutti la prima curva, raga. Gli diamo una legnata. Allora, il mitico Sharder l'ho già fregato. Oh, scusami, Sharder. Bilbo lo sapeva. No! Che cosa, che cosa? Che cosa, Kevin? Beh, sta parlando con gli altri, forse. Bella, Phil. Sono già andato all'altro. Io sono andato invece su dei prati. Devo vedere il sangue. Dovevi dare le patate. Infatti. Ah, quando l'ho preso in faccia, è vero, è vero. È vero, Kevin. Ollie sta dormendo, sì. Perché mi va tutto di traverso adesso? No, dai. Perché? Ma cosa è successo? Madonna, non posso prendere cordoli, ragazzi. È incredibile sta macchina. Ciao amici di Twitch. Sì, è vero, Lord. Cazzo, devo bere, sì, non riesco mai a prendere l'acqua prima di farla. Guarda! No, vabbè, ma è incredibile. Non capisco che comportamentazione ha questa macchina nei miei riguardi. Non riesco proprio a capire. Oh, non posso prendere il cordolo, eh! Zero proprio, eh! Come no, dicevi tu prima. Volare, sono no, da eliminare. Mamma mia, ragazzi. Zero cordolo. Cioè, dire, ma la realtà. Madonna. Sì, infatti, Lord, mi odia sta macchina, eppure l'ho anche pagata, eh. Cara anche, non è che questa posto, eh. Vediamo? L'ho anche pagata. Sembra quasi che sto andando con una gomma sgonfia. Secondi da Sharder. Dai, dai, che tutto è fattibile, ragazzi. The show must go on. Oh! Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Ciao Roby. Ah, Roby, sì, sta salutando il mitico Lord della Giuri. Grande Roby, grandissimo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo correndo online con una Ferrari che è impossibile prendere un cordolo. Impossibile proprio. Eh sì, povera Giulietta. Mitica Giuli. Ok. La mitica moderatrice di Marco Drums Games ha preso una settimanella per star tranquilla. Bene ragazzi, ciao amici miei mitici. Grande Lord, invece Lord è qui con noi, grandissimo. Ha provato oggi andare col mitico Elden Ring, ma se non sei in giornata, Elden Ring è il gioco più brutto del pianeta, perché ti fa arrabbiare e basta. Invece quando sei nella giornata giusta fai 7 boss in un giorno solo e ti pensi di essere... Lord, sì sì, io mi capita, infatti sono molto indietro a Elden Ring, perché se non è giornata giusta, none, none. Non esagerare. Cosa ha scritto? Non riesco a leggere. Grazie, ok. Ok. Sì, Elden è terribile, hai ragione Lord. Mass Effect, Mass Effect è più tranquillo, eh. Sì. Io devo assolutamente non toccare il cordolo qua, raga. Mi sono girato prima e i ragazzi sono andati via e non li vedo più. Però the show must go on, raga, eh. Sempre, al massimo che vada male, massimo che vada male, arriviamo terzi. Siamo in tre. Sempre sul podio siamo.
Cosa è scritto, amore? Ah, grande, Guardiani della Galassia è bellissimo, eh. Ragazzi, io ho anche un canale YouTube dove ci sono centinaia di, tipo 100-150 giochi, quindi se volete vedere dei gameplay, dei tutorial, io spiego delle cose, anche come farmare su questo gioco qui. Il mitico film ha detto dopo devo fare un altro video su come farmare in maniera veloce i soldini di questo gioco, tutorial, unboxing, un sacco di roba, è sul canale di Marco Transgame, su YouTube, eh. Invece su Twitch, live, a manetta. Quindi iscrivetevi al canale YouTube e anche Twitch, eh. Mi raccomando il Twitch, che è importantissimo. Dove facciamo delle mega live e ci divertiamo, ragazzi. Esatto, assolutamente. ASMR lo faccio stanotte. Col pettine in un posto che non ti dico dove. Così puoi capire che grandi ASMR, quelle cose lì si possono fare. Un po' li prendo, un po' li prendo, però ragazzi, birbantello, Lord, se non si è birbanti a 40 anni, quando vuoi esserlo? La problematica è che con queste Ferrari qua non si può assolutamente, ragazzi, prendere i cordoli, è una cosa incredibile proprio. La macchina tiene, ma se vai sul cordolo ti si gira, non hai possibilità proprio di fare nulla, ti si gira appunto. Infatti vedete, non sto prendendo i cordoli, sta andando bene. E ho già preso 2 secondi dal mitico Filbo. Ah, come mai Filbo sei tu adesso? Era Shadow poco tempo fa. Sono andato fuori all'erba. Ah, ok. Sei andato un po' per prati, dai. Se no era l'erba alta, la dota. Bravo. Dico sempre anch'io così. Oppure ho portato a fare la pipì il cane. Bisognerebbe fare un bel sondaggio. Esatto, ho pisciato il cane. non è che si può aspettare, anche se siamo in gara, se il cane ha bisogno si fa. No, sta pure qualcosa che non la so cosa fare. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Sta pista è ostica, eh. C'è un po' di tutto, c'è velocità, c'è curve difficili. C'è curve che si fanno un po'... Sì, hai ragione Lord, è una curva brutta. Ma brutta. Oh, guarda qui il Ferrarino che me la sono fatta in drift. Allora, col Ferrarino non posso assolutamente prendere il cordolo, ragazzi. Siamo in Interlagos, in Brasile, eh. È una pista bella, che a me piace, in Formula 1 anche. Però col Formula 1 qui si prende tutto a fuoco, non c'è problematiche di questo genere. È una pista che sono andato anche a vedere dal vivo con mio cognato e anche dal Maracanã. Figassi. Allora, io ti ho preso un po', diciamo che non ho tempo materiale in un giro di venirti dietro, però un po' ti ho preso, dai, la mia soddisfazione è che sono arrivato terzo e alla fine sono stato competitivo. Però secondo me c'erano le gomme, c'avevo le gomme sgonfie, quindi è stato un problema tecnico, come diceva il buon, non mi ricordo più, quello di Moto Romano, che quando vinceva era sempre col merito suo e quando perdeva era sempre la moto, sì. La moto che non andava in casa. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Oh, lo vedo ragazzi, una speranza, vediamo Phil, lo vedo. Dai ragazzi, datemi incipit, datemi conforto, dite che ce la fanno. Lo vedo là in fondo, grandi ragazzi. Dai, se la nostra Ferrarina non va fuori. Eccolo lì, sento il suo. Ma stai correndo con un diesel, Phil? Ah!
Dai a Marco che arrivi terzo, è vero ragazzi, grande Marco Trans Games. Stanno scrivendo i ragazzi il chat, dai che arrivi terzo. Però ti ho preso, sinceramente, se c'era un paio di giri, secondo me 4-9, 5-3. Hai fatto meglio questa curva, mi stai dando paga. Charder ha detto vai Phil, grande Charder, lui è già arrivato, si sta facendo un caffè, al tempo di scrivere in chat, grande. È riuscito Marco Drama a superare. grazie a tutti, grazie ragazzi, sono stato bravissimo, grazie Phil che mi hai fatto passare, però non diciamolo nessuno. Grande Marco Drama, ha fatto una bagarre, fatto bagarre, sai come l'ultima curva non ha tenuto la gomma. Grande, allora vai a cambiare, squalificati per complotto. Scusa, Lord. Sharder ha scritto squalificati per complotto. No, Sharder mitico. Dai, fai l'ultima, ci facciamo l'ultima mega strafiga e facciamo il Nürburgring. Così alle 5:15, ragazzi, smetto perché metti io davvero la maggiore, magari. Vuoi fare lago maggiore? Cambiare. Se no, facciamo una cosa, dai, così siamo tutti contenti. Facciamo un lago maggiore e l'ultima ci facciamo un giro di Nürburgerino, come dice mia moglie. Com'è, amore? Sì. Il Nürburgerino. Parlavo ad alta voce. Nürburgerino. Ecco. Non so se ha capito Charder. Va bien, grande. Va bien in francese. Grandissimo Charder. A lui va bene, perfetto. Le macchine teniamo sempre le stesse, ragazzi, perché sennò tutte le volte è un bordello trovare i PP, GC, sì. Cacchi, checchi. Quindi diciamo che le macchine teniamo le stesse. Il mitico Kevin è dato fuori dal party. Allora, Lord, ho mollato il pezzo. Grande Phil. Ci sta. Il Nürburgerino, dai. Si fa tutto per Twitch. Sì, bravissimo. Non si entra mai nella live di un grande youtuber e si vince. Questo imparatelo, perché il grande Phil è un grande, ha capito subito. C'è la gara VR6. No, non ci interessa. No, non ci interessa, siamo live. Ecco, stiamo rispondendo a un ragazzo. Col sorrisino perché... Lago maggiore. Questa gara si faranno scommesse. Dai, Gear, vuole fare la scommessa. Fai la scommessa, dai. Vince Marco Drums Games, sì o no? Dai. Il pronostico. Così però scommettono i Miticoin. Ma non so. Vai tranquillo. Giulia, non so come. Avvia, te lo faccio io. Vai, ma avvia. Arriverà nei top 5? Avvia la gara. Al via. Dove, amore? Dammi il mouse. Avvia i pronostici. Esatto. Oh. Vai. Adesso puoi scrivere. Ok. Scrivilo. Sotto. Nome del pronostico. Arriverà primo. Marco Drums arriverà primo. Sotto, amore. Sotto. Quello. Cioè, pensa a te. Non ho guardato la partita dell'Udinese per venire a giocare con te. Grande, quindi... sei solo un grande. E sta vincendo 4-1, quindi... Ma quindi che cazzo l'hai guardata fa? Ma sì, ma tanto ha vinto, che te ne fotte, stai qui con noi che ci divertiamo. Charder ha scritto, non può arrivare primo per complotto. È un complotto tutta sta cosa, Grande Phil. Dai, tanto l'avrai registrata, poi te la vai a vedere. L'importante è correre con Marco Drans Games. Dopo la riguarda con The Zoom. Madonna, 4-1. Che cazzo hanno combinato oggi? Un bordello, hanno fatto la gara della vita. Arriverà primo, amore mio. Marco Drums arriva primo. Arriva primo, sì o no, cioè, no, giusto? Scommettete i punti. Arriva primo. Ok. Intanto che fa la lobby e tutto. E metti anche la terza voce. Chi vota no è bugiardo. Chi vota no è un complotto. È un complotto. Non credo che si possa mettere, peccato, ma era bellissima così. Vai, così posso scommettere io. Vai, eccolo qua, eccolo qui. Bella raga abbiamo, raga.
Perfetto, fat, grande chat. Adesso andiamo un po' a far qualche giro, ok? Così intanto i ragazzi possono scommettere, gli amici della chat di Twitch. Ragazzi, scommettete, adesso c'è il pronostico. Ok, andiamo al tracciato, Lago Maggiore. Vai, amore, tanto dobbiamo correre 3-4 giri, amore mio. Vai, dai, cosa ci vuole? Metti il titolo e fai via. Vai. Ma devi solo scrivere, eh? Arriverà primo, punto. Cioè, non è che devi scrivere chissà che papiro. Ciao amici miei, ciao, benvenuti. Oh, mi raccomando, rimanete in chat che sta partendo il pronostico. Marco Drums Games arriverà primo. Sto correndo con l'amico, a voi che siete entrati adesso, Phil, e l'amico Sharder, che sono due grandi amici di Marco Drums, che si sono iscritti ieri al canale, quindi iscrivetevi. Non so se fanno la morte, se no. Iscrivetevi al canale se volete giocare con noi. E mandatevi il vostro ID che possiamo fare delle gare mitiche insieme. Cosa, amore mio? Il tempo del pronostico? Minuto, dai, 2 minuti. Fare anche 2 minuti, dobbiamo fare 3-4 giri. Se ti do 10 euro, se lo butti fuori. Phil, ti do 10 euro, se lo butti fuori. Oh, Sharder, come ti stai allargando? Questa è la storia. Dai 10 euro Marco Drums per farmi vincere. Questo è una cosa onesta da dire. Almeno 20, Sharder. Cazzo, è l'ordine da 20. Quindi sono 30 euro ti stai prendendo, eh? Vedi tu? Gear lo farebbe anche gratis. Insomma, andatevi un po' col paese voi, eh? Questa è la storia. È partito? 30 Sharder. Ma dov'è questa storia? Oh, cioè, lo vedete il pronostico, ragazzi? Me lo sapete dire per cortesia? Votate con i Miticoin, eh? È l'unica. Che paese? Ok, perfetto. È l'unica moneta che diventerà più famosa e più potente dei Bitcoin, i Miticoin di Marco Drums Games, eh? Quindi. Tu non lo vedi perché l'hai fatto tu, ma la gente lì sta votando. Tu non lo fai, tu non puoi vederlo. Ma è tutto mio. Ah. Non lo so. Sì, amore, non lo so. Ah, loro lo stai chiedendo. No, mi deludere. Ok, quindi c'è gente che si è scommesso sulla mia vincita. Bella lì, ragazzi. Come devo perdere? Che balordi! Oh, ma state scommettendo che perdo? Oh, ma adesso devo fare la gara della vita. Vi voglio far perdere tutti i Bitcoin. Tutti i Bitcoin vi faccio perdere, ragazzi. Che arrivo prima. Veramente devi perdere. Grazie, Kevin. Molto gentile, gentilissimo. Ok, amore mio, dai che vinciamo. Così facciamo perdere tutti i soldi, visto che sono così. 6.000 Miticoin che avete scommesso che perdo, ragazzi. Bella lì, grandissimi, che bel pubblico che ho. Allora, Phil, guarda che ho messo in muto il coso. Fammi vincere, fammi vincere. No, non è vero. Okay, ti immagini, sotto banco. Phil, oh, mi raccomando. Ma non devi parlare con me. Devi parlare con Sharder. Sharder mi sa che Sharder mi sa che qui c'ha voglia di vincere. Lord dice che dovete vincere. Grandi, grandi ragazzi, che stanno partendo magliette, magliette gratis che dovranno essere pagate. Le magliette gratis non ci sono più sul canale di Marco Drums. Buttatelo fuori. Non riesco, amore mio, a votare. Grazie tata, ma fa niente. Non lo so com'è, io non lo uso, cioè io streamo, non so come si usa Twitch. Ma è finito il sondaggio? Quanti ha messo? 27 minuti, ragazzi. Ok. Facciamo una cosa. Arrivi prima, poi mi dai dello squalificato e io... E qui vinciamo. Va bene, dai. Allora, voi andate con la mappatura al 50%. Quindi che andate come una Fiat 500 e io corro. Va bene, ci sta. Dopo vi squalifico. Fidatevi che vi squalifico se arrivo primo, eh. Fidatevi proprio.
Non l'hai fatto tu, che cosa? Il sondaggio? E chi l'ha fatto? Lord, ho bisogno che ti ripigli, amico mio, che mi fai i sondaggi, i pronostici. Perché cosa dice? Beh, io che sono uno streamer non credo che lo vedi. Tu dovresti vederlo, ma certo. Se no, se lo streamer che fa il sondaggio si autosondaggia, non è. È un complotto, come dice Pierpaolo, un complotto, eh. Ma riavvia il tuo telefono, no? Sai che ogni tanto si inchiodano queste cose. Chiudi Twitch e lo riavvii. Bella lì Lord XD, eh. Se no è tutto un complotto, c'ha ragione Pierpaolo che è un complotto. Allora, su sta pista va bene il Ferrari, eh? Va bene il Ferrari, sì. Però il tempo 2.10 hai, ai 3 secondi, hai fatto meglio di me di 3 secondi. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ecco, appena l'ho detto mi sono girato. Porca miseria. Ferrari, non devi fare così. Che è passato? Eccolo! No, no, non devi fare Ferrari. Eh no, oh, che Ferrari! Ce l'avevo dietro, non sapevo che era dietro. Allora è per quello che è andato forte, perché mi ha studiato. Ho capito adesso. Ho capito. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. È finito il sondaggio? Si vede che lo conosci il Lago Maggiore, eh Phil? Non tutto. Ti vedo proprio che vai... Sbaglio ancora molte curve. Beh, vabbè, magari perché la marcia o... Sì, quello. Attenzione. Pronostico body. È finito il pronostico, ragazzi? Voi lo sapete? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo correndo al Lago Maggiore. Io, il mitico Sharder, il mitico Phil. Se volete giocare con noi, che facciamo le livettine che giochiamo... Porca miseria, sono andato fuori nel prato. Lasciatemi il vostro ID e iscrivetevi al canale di Marco Dran, sono l'unico che si possono schicchierare le orecchiette del drago. Sì, finito. Ok, chi ha vinto, Kevin? Che io devo vincere, vero? M'avete votato proprio... ragazzi? No che devo perdere, vero? Vero? Nessuno che scrive, guardali lì. Balordi. Ah, tutti hanno votato che io perdo, va bene, devo fare la gara della vita, ragazzi, vi faccio perdere tutti i soldi, tutti i miti coin. Devi solo far partire la gara. Perfetto, dai, Sharder, quando vuoi, noi ci siamo. Sì, sì. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, benvenuti che siete entrati, stiamo facendo una mega gara online. E mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marco Dran, è l'unico che si possono schicchierare le orecchiette del drago. Questo qui è digitale, ragazzi, è tutta una cosa. No, dobbiamo fare la gara. Magari. Eh sì, stavamo aspettando che finisse il sondaggio, adesso c'è la gara. Vai! Un po' di aria, ragazzi, dai, stiamo correndo, state qui a vedere i 6 giri, ragazzi, siamo online e stiamo facendo la corsa della vita. Tutti hanno scommesso contro di me, ma io dovrò fargliela pagare a tutti. E Drums è primo. Sento già che state sudando freddo, ragazzi, sento già che state sudando, i vostri miti coin li perderete tutti. No! Boia di Prato! Boia Prato! Non ci credo! Boia di Prato! Sharder sta già festeggiando! No! Sharder festeggia la vittoria e gli altri tutti sì! Dai! Madonna, ragazzi! Boia Prato! Prato, mo era qui la competizione massima, eh. Oh. Eh sì. Oh, siamo all'inizio di 6 giri, eh.
Siamo sei inizio di sei giri, adesso vi dimostro io come si fa da ultimi ad arrivare primi, come Hamilton. Guarda, già preso un secondo, con una curva. Ah sì, era 9 qualcosa, sono 8. Sì, era 9 rotti e adesso sono 8 e 2. Anch'io lo vedo difficile, però, diciamo as gone. Partita. È andata? Più o meno. Ti vedo, sento il diesel. No, guarda, no, che guarda è elettrico questo. Ah merda. Beh, sento comunque l'odore di diesel, quindi starai mangiando le patatine fritte, non so che cazzo fai in quella macchina lì. Dai, incredibile, non ho mai preso dentro il verde qui, il prato. C'è sempre una prima volta. Eh sì, vedi? Cacchiarola. Però vedo Sharder lì davanti a te, eh? Non sì, è che siete sì. Proprio dati via. Sì, bella. Ancora una chance. Basta che vi incornate voi due, vi buttate fuori, io arrivo. E faccio il passo della vita. Esatto, bravo. Ti piacerebbe, eh sì, eh? No, fate i bravi, dice Kevin. No, adesso si incornano, vedrai che si incornano. Vanno tutti e due fuori a questa curva qua, alla parabolica. L'abbiamo già fatta. Cazzarola, che peccato. Secondo me Sharder mi ha bucato una gomma, lo so io. Prima di iniziare è venuto qui, mi ha tirato un po'. Mi ha smollato un po' la pressione della gomma destra, ecco perché sono andato nel prato. Come ha fatto bene, Lord! Questo è complotto, è sabotaggio! Grazie, amore mio. Madonna, bisogna anche mettere un bot che te lo scrive per te. Sì, lo so, ma è meglio se lo scrive mia moglie, lo fa più con amore. C'è anche il bot all'inizio che scrive, eh. Poi c'è la mitica. Oh, Sharder ha scritto. Ma come cacchio fa a correre e a scrivere? ha lasciato il computer guidare. Ah, avete capito, allora c'ha il bot. Per me Sharder sta facendo correre il fratello, che è bravissimo. può essere con l'amico filippino che gli ha preso il controllo dello share play nelle Filippine. Secondo me è così, ecco perché è così bravo Sharder. Dai, ma come fa a scrivere con una mano? Sta correndo con una mano, raga, e se corre con tutte e due cosa fa? Ci doppia. Ah, quattro braccia, ci sta. Dai, come fa a scrivere mentre corre? Cazzo, non è possibile, Charles. Sei troppo bravo. Sei su un altro pianeta di... Se metti in pausa, c'è l'autopilota. No, se metti... Sì. Davvero? Sì. No, state scherzando? No. Nell'online c'è l'autopilota? Sì. Adesso ve lo dite. Posso mettere l'autopilota da subito allora? Sì.
tutti in pausa adesso, corre l'autopilota per tutti. Non lo sapevo, scopro cose incredibili ogni giorno sul gioco, su tutto, ragazzi. Grazie delle info. Non lo sapevo che c'era l'autopilota. Dai, poi ci facciamo il Nürburgerino, come dice mia moglie, e ci salutiamo, amici miei di Twitch, così ci andiamo un po' a rilassare, che qui stanno scoppiando anche gli occhi, da pure di vedere piste e moscerini che entrano. Beh, comodo, c'è chi deve andare a fare la... Eh sì. Ok, comodissimo, Lord. Secondo me sta macchina non va un cavolo. No, sono sempre gli stessi secondi. Tu guardi. Faccio sempre lo stesso tempo, eh? Mm-hmm. 207, 207, ho fatto due giri e 207, raga. Cioè, corro praticamente identico io. Non mi miglioro mai. Standard. Ma c'è il consumo gomme qua? È impossibile. No. C'è per forza il consumo gomme. Ah, avete messo il consumo gomme a me. Ma che roba! E ho appena detto che faccio sempre il giro uguale, eh? Bella lì. No, non c'è. Ecco che arriva subito Gear. Mi dico Kevin a smentire subito le notizie di Marco Drums Games Channel. Vi stavo prendendo ragazzi, eh. Se non cannavo adesso era finita per voi due. Oh, Lord, ma come pipa? Ma io faccio vincere i miei amici, non capisci come gioco apposta, sennò poi non vengono più a giocare con me. E per fortuna mi vuoi bene, eh? Grande Lord! Mi vuoi proprio tanto bene. Corri contro di me, scommetti contro di me. Oh, Sharder ha scritto! Grande Sharder! infatti. Se non è affetto è affettato, ha ragione mia moglie. Ci stanno bruciando anche gli occhi. L'affettato è buono, cioè dipende quale prendi. Il salame è top. Sta Ferrarina, mamma mia. Allora, su Interlagos era impossibile prendere i cordoli. Alla fine quella che vado meglio è Trail Mountain, è la prima. C'è. Cazzarola, davvero? Lì sono competitivo e riuscivo a stargli dietro al mitico Charlie. Qua è... sugli altri è una battaglia persa quasi. Kevin ha detto che in Germania c'è la neve. Non lo so, i ragazzi l'hanno visto, l'hanno svuotato. Non lo so, tu sei moderatrice però, del gruppo, magari per quello che non lo vedi. Scusami. I permessi più tu del spettacolare. Finché bei Mythi Coin in arrivo. Adesso guarda un attimo su internet, amore. Se interrompo la live per problemi tecnici finti, non dai Mythi Coin alla gente. Scrivilo, vedi se li dà. Se no interrompiamo subito la live, faccio finta che è andata via la corrente. Faccio prima, no? No, ragazzi, non ha vinto nessuno perché purtroppo mi è andata via la corrente, non si può decidere chi ha vinto. Allora.
Sì, ma il Nürburgring con questa macchina, ragazzi, non posso farlo io. Sulla Ferrari con i cordoli non è proprio improbabile, non si può fare. Io prendo la Mazda, la Concept, adesso vediamo un po' quanti pipi ha. Pagala. Oh, erba. E poi tra l'altro il Lago Maggiore è qui vicino a casa mia, tra l'altro. Il misto lo recupero. Ma dopo va. Dove tira va lui. Anzi mi dà via di brutto. Ultimo giro trans. Marco trans. Tanto ormai Marco Drums arriva terzo e ultimo, posso anche permettermi di cantare e ballare. Che corre a fa? Tanto arriva terzo. Posso anche fermarmi. Allora, dai, Mitty Coin deve aspettare la fine della gara. Poi clicca dove hai fatto il pronostico, dovresti clicca su uno. Ho spento il computer, mi spiace ragazzi, non posso darvi i Mitty Coin. Resta tutti a me. Stavo guidando mentre scrivevo. Infatti ti abbiamo visto, Shard. Sei incredibile. No, per leggerti sono andato fuori. Dai, Shard, l'hai fatto apposta. Di la verità, anche prima mi avete toccato dentro, secondo me. Non mi sono girato nell'erba. Marco Drums arriva. O stavo scrivendo. Bella gara, Phil. Mandami l'amicizia, ha detto Sharder a Phil. Bella, dopo te la manda allora. Dai, fammo l'ultima. Sì, mandagli la richiesta amicizia che ha detto di mandargliela. È veramente divertente giocare con voi ragazzi, ma purtroppo ho un impegno a fare in culo. No, allora, c'è il Nürburgring. Dai, Nürburgherino. Vogliamo vedere il Nürburgherino. Vogliamo vedere il Nürburgherino. No, non dare i soldi! Dove far finta che non vedevamo la cosa? Cazzo, gli hai dato. Gli hai dato i soldi? Porca miseria, mo, devi sempre far finta che c'è un problema tecnico. Ciao ragazzi, mitici, iscrivetevi a Marco Drums Games Channel, ragazzi. Facciamo l'ultima. Shard, sì, grande Shard. Ma mi sa che ha fatto un pronostico anche Shard, perché è troppo contento che ha vinto. Mi sa che... No, ha vinto Gear e Lord. Chi ha vinto? Grandi, Gear Lord, quanto hanno vinto? 5.000 Mitty Coin, azzarola. Ma come ti sta nel party? Sì, guarda che te lo becchi dal party. Allora aspetta che lo vado a cercare. Allora, mentre ti cerca Phil Sharder, fai il Nürburgherino, però non fare quello lungo con anche il pezzo di pista, fai solo il Nürburgherino l'altro. Io so dove scommettere, è Lord, stai attento Lord, stai molto attento. La prossima volta li perderai. No, aspetta. No, non è entrato nel party nostro, è solo dentro comunque. Lì ci sono tutti gli amici di Twitch, dentro quel party lì, che ho fatto della PlayStation. Tutti quando adesso tutta la gente che vuole giocare con noi la metto dentro questo party. Ha trovato. Ecco, ti ha trovato Phil. Shard. Sono arrivati i soldi, raga? Il canale di Marco Drums Games è l'unico dove potete anche guadagnare dei soldi, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale e fate un abbonamento. Per partecipare alle gare, iscrivetevi al canale e lasciate i vostri link. Grande, grande. Sono arrivati i soldi. Perfetto, ragazzi, dai, sarete contenti. Allora, vediamo. Oh, bella come dice raga. E io pago. Il Nürburgherino, ho messo il primo, grande. Non si chiama Nürburgherino. No, allora se vogliamo star giù, Nürburgering e Nordschleife. Quindi se vogliamo proprio star giusti come si paga, come si pronuncia, glielo faccio sentire adesso, aspettate. Perché il mio amico Kevin mi ha mandato il WhatsApp di come si pronuncia Nürburgherino. Nürburgherino, esatto, tu dici Nürburgherino, io dico Nürburgering.
Nürburgring. Io dico Nur e basta. Ecco, Nur che fai prima che... Allora, vediamo dove me l'ha detto il mitico Kevin. No. Ecco perché. No. Tocca. No. Nürburgring. Eccolo qua. Ok, ragazzi, No, 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 non voglio che vai veloce il messaggio. Nürburgring. No, no, non devi dare l'1,3%, cazzo. Allora. Nürburgring. E Nordschleife. Nürburgring e Nordschleife. Ecco, raga. Ok. Questa è la pronuncia giusta tedesca del Nürburgerino. No, 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 in tedesco so dire solo Durst. No, io so dire Hans vai drei Polizei drei vier frega vier Funzi Funzi Sade sì, quella che era la canzone che che tutti conosciamo, vedo. Sì, una sì. Volta era top. Ok, Nürburgring. Chissà quante volte esco adesso. No. Sono pronto. Pronto. Sinceramente, questo qua è un bagno di sangue. Allora, abbiamo detto 650, vero? Mm-hmm. Vediamo se mi fa prendere... Ah. 650. Tra l'altro, perché gomme corsa dure, che già si esce normale, ah, figuriamoci... Esatto, il Nürburgerino. Problemi con la pronuncia? Nürburgerino. Ok, dai. Perfetto, ragazzi. Perfetto, io sono pronto. Sono pronto, non giro perché. No, non ce la faccio. 700. Aspetta, quant'è che ho i cosi? 725. Mucca miseria. Vediamo quant'è. No, davvero devo correre con le dure. Porca miseria. No, non ce la faccio correre con questa macchina. Ma compratele, no? No? Eh? Vai fuori, ti compri le gomme. Purtroppo c'ho le gomme dure, è da corsa. Cosa devo correre? Con le gomme quelle da coso? Cioè, non mi passa più. No, non posso farlo con questo. Ah, che peccato. Non posso farlo con la Mazda. Allora, vediamo se riesco a farla con... Ah, ragazzi. Neanche con la Supra. Ma sei serio, gioco? Vediamo. No, ma sei fuori, non è possibile. È servito qualcosa a porconare con la Porsche. Hai visto? Dai, non posso correre con le morbide. Cioè, non posso correre con le... Ma voi con che gomme correte? È morbide. Le Comfort morbide? Corsa morbide. Corsa. Io per andare giù di cavalli devo andare con le Comfort. Come cazzo faccio a correre con le Comfort? Dai, devo prendere la 5, quella di prima. Ma metti il limitatore di potenza, no? Tutto al massimo e non riesco ad andare giù. I pesi? Ah, tutto al massimo e mi sta a 705. Provato a diminuire le marce. No, quello no. Allora, impostazione auto. 6.14 sono arrivato. Con le rapporto marce? Sì, tu devi praticamente come posso dire accorciare le marce. Non c'ho il manuale. Ciao, vediamo, dai, facciamo un secondo solo. Scusami un attimo, Sharder, che one second please, perché andrò con la 5.8, dai, cosa devo fare? No, 600. Abbiamo detto che sono 660 cavalli, né? 660. Ok, 660, quindi posso tirarla su un po'. 655. Ok, perfetto, dai, io sono pronto. Purtroppo
io sto correndo con una Ferrari in una marca, in una magareggia per paura di arrivare terzo. Eh beh, massimo comunque sono sul podio, eh. Ho la problematica, ragazzi, che questa macchina c'è qualcuno che sta correndo? Io. Ah, ok, perché ti vedo che stai correndo sul tracciato. Bella, forza, siete in tre. Ferrari su Cordolo sono due cose che non vanno d'accordo. Non vanno d'accordo. La fase di accesso è conclusa. Quando l'evento sarà iniziato, scenderà automaticamente in pista. Ok. Lo mangio dopo. Ho mangiato la torta mentre sono in live. No. Se è buona, sì. Eh sì, certo che è buona, adesso sono in live, posso mettermi a mangiare mentre sono in live. Sì. Beh, dai. Però potrei mangiare, magari vado più veloce. Dagli spinaci alla tua macchina. Infatti. Io sto cominciando ad avere fame, e anch'io, Lord. Infatti facciamo sto Nürburgerino da 10 minuti e poi ci salutiamo e ci vediamo stasera alle 8:30, ragazzi. Vero, Phil? Grande. Sì. Ci sta di brutto. Mi ha fatto una bella gara, tu vai a vederti la partita. Sì. Io mi guardo un po' di Netflix, oppure c'è una serie TV su Disney Plus, ragazzi, che mi sembra che hanno detto che è una figata assurda. Magari mi vedo quello. Rilassiamo un po' le membra, per poi stasera facciamo un'altra bella livettina. Ok, Marco Dan si è unito, ma cos'è questo cazzo di film? Si è unito. Quando l'evento avrà inizio scenderà automaticamente in pista. Vai pure, Charder! Quando vuoi. Sono sul rettilineo. Sei sul rettilineo finale? Sì. Ah, io, il coso, grande se ne puoi! C'è il puntatorino segnato sulla mappa che va talmente veloce, pensavo che eri... Ti ha detto che andavi così veloce, invece no, è il segnetto che va a cavolo. Terminata la pratica. Oh amici miei. Grande Charder. Siamo pronti a vedere un'altra vittoria di Charder. Dai, siamo pronti a vedere un'altra vittoria. Possiamo fare un pronostico, giocate tutti i vostri soldi, vincerà Charder. Ecco. Questo è fattibile contro me. Sì. Allora, Charder già mi sta tagliando la strada e io ti sorpasso dall'altra parte, così impari. Oh, perfetto. Oh, grande Charder, scusa Charder. Oh ragazzi, stamattina ci ricordo, non ci sta. Scusa Charder, non ti ho visto. Sto facendo destra sinistra. Ehi, sempre a metterti il radar. Lo so, ma l'ho visto e quello è il problema. Candide, ragazzi, sono andato fuori. Sta macchina non si può prendere il cordo, basta. Ferrari è bellissimo, ma non posso toccarli, giuro. Appena tocco il cordolo va. Oh, ma non frena neanche la sega. Bella Zone Boy, grandissimo. Ciao ragazzi, ciao amici di Twitch.
burgerino, ragazzi, Nürburgring e Nordschleife è un casino, è veramente un casino, anche da commentare mentre sto correndo, perché è veramente troppo impegnativa questa pista. Questa sì. Poi con la Ferrari che non si può prendere i cordoli, ragazzi, è un casino, perché ogni tanto qualche cordolino qua si prende per andare veloce, ma non si può prendere qualche Ferrari. Ecco la Shardar. È arrivato? Sì. Cazzo. No, sta passato? Sì. La grande Shardar, ma è forte, gacchia. Cazzarola, sì. Sento la puzza di diesel, ti sto vedendo. Mi hai dato addosso. Grande, voglio addosso. Così non è colpa mia e io vi raggiungo. Vedi che io non conosco le staccate e gli ho dato dentro. Gli sei entrato dentro fino a sì, al sedile. Povero. Ah, siete lì però, eh? Siete lì, ragazzi. C'è sempre un errore. Lord, stai attento, guarda che li vedo lì, sono 7 minuti, eh. È ancora fattibile. Ecco, hai visto Lord, mi hai scritto e mi hai fatto uscire di strada. Bravo. Cazzarola, li vedo lì. Ah, sta Ferrari non frena. Ma frena sta roba, sì. Sì, è vero, Lord. Ok, prima parabolica. Dentro cannazzo, sono uscito, cazzarola, se no ero lì vicino a voi. Non si può assolutamente prendere i cordi di questa Ferrari. Vedi che devo impazzire per tenere la strada, Lord. Di fianco non si può prendere il cordolo e sinceramente nelle staccate quelle toste non frena neanche benissimo. Infatti volevo prendere la Supra o la Mazda Concept, perché sinceramente vanno molto meglio. Si può prendere anche un po' il cordolino, Apprezzi la Peugeot, puoi prendere tutto il cordolo che vuoi. Sì. Adesso vado a comprarla, perché sinceramente mi sono rotato, c'ho un milione. Quanto costa quella lì? Te lo ricordi? 360. Poi ci vuole 200-300 per metterla a posto, però, eh? O no? Ho già messa bene? Sì. Ma no. Cacchio lungo. Vedi a parlare. Sì, vedi, no, la gente non crede non che a parlare ci si concentra di brutto. Figurati dire un sacco di stupidate che come faccio io è una cosa incredibile. Poi vabbè, non mi frega neanche arrivare primo, cioè, sai, no, hai capito ormai che si fa per divertirsi, quindi non me ne frega niente, però. Cazzo, a volte dici, dai, mi impegno stavolta, così ce la faccio, no? Invece no, perché tutte le volte che lo penso faccio una cagata. Quindi lo devo proprio pensare. Io devo correre a cazzo di cane, come diceva il film, quello lì di Boris. Bellissimo quel telefilm lì. Proprio adesso che avevo tenuto dentro... Devo fare la cazzata. Ma io vi vedo, siete lì davanti. Vabbè, in fondo è rettilineo, quindi ora che vi prendo... Fate i bravi, ha detto Shardar. Simpaticissimo, grande Shardar. Ma manco. Dimmi. Una bella
Vaffanbrodo, anche te. Arrivi, mi stai parlando di mangiare. Non posso. Non posso. Ma è quella che mi hai mandato la ricetta? Grande, minchia, ne devi spedire una per FedEx, eh? Spedicimene una, che la voglio mangiare. Non me la fa mia moglie, non è troppo, troppo preparazione, troppo casino per farle. Oh! No, ma sei serio? Ma no, ma ha fatto 6 giri! Ma no, Sharder, ma sei matto? No, io non ce la faccio, io abbandono. Dai, facciamo che l'abbiamo finita così. Sharder primo e Filbo secondo. 6 giri! Sì, sì. Sei matto te! No, no, non ce la faccio. Faccio un massimo pezzo. Dai, 6 giri. No, non l'avevo visto che era 6 giri, sennò. È un complotto. Ho detto, chissà quando se ne accorge. Madonna, ma. Cioè, io pensavo che primo, ma sei un pazzo proprio. No, 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 no. Ah, facciamo così, vengo in retromarcia. Vi vengo a prendere. Non volevo 6 giri. Credo anch'io che non volevi, perché sinceramente. Cazzo. Oh. Dai, comunque la gara si è conclusa, perché dobbiamo essere giusti con gli amici di Twitch. Primo Sharder, secondo il mitico Phil e terzo il mitico Marco Drums Games. Ma visto che avete ceduto la posizione perché siete dei gentiluomini, ha vinto Marco Drums Games. Giusto? Giusto, giusto. Giusto. Giusto, giusto. Grandi! Bella lì, ragazzi. Dai, è stata una bellissima giornata, mi sono divertito. Grazie Phil, grazie Sharder. Quando volete si può fare una bella garetta online, perché tanto noi ci divertiamo, ok? Quindi Phil, quando vi vedo online... Lo sto facendo contromano. Dai! Anche Sharder si è divertito. Bello, grande Sharder, mitico. Mitico, grazie Sharder. Sì, sì. Sei bravo però, eh. Comunque complimenti, Sharder, perché sinceramente viaggi veloce. Bravo. Bravo anche te, Phil, anche tu sei bravo. Bravo Marco Drans, perché io sono sempre bravo, però faccio finta di andare piano con voi, perché sennò poi non venite più a giocare con me. Vabbè, dai, dove ci sta. E il biglietto della fortuna, il biglietto della fortuna mi dà i pochi soldi. Vaffanculo anche il biglietto della fortuna. Ah no, aspetta un attimo. E boh, risparmi sul prossimo potenziamento. Ecco sì, infatti ti stavo dicendo, prima che ve ne andate via tutti, che macchina devo comprare? Ti sta crescendo il naso. Grande Sharder. Allora, Peugeot è gruppo PSA. LCZ. Francese del gruppo PSA. Dove cazzo è? Italia-Francia. Eccola qua, Peugeot. Citroën DS. No, Peugeot. Una macchina che ti faccia arrivare prima. Il terzo, Infatti. Allora, non è la Vision, vero ragazzi? No. LCZ si chiama. Allora. GR3. Marco, mi hai fatto perdere un 5-1 dall'Udinese. Oh, mi spiace. Dai, ma te lo vedi, adesso te lo vai a vedere. Stacco, adesso me la vado a guardare. Dai, grande Phil, grazie di essere stato con noi. E quando tu entra dentro sempre nelle live, chiacchieriamo, facciamo, e quando poi vuoi farti una garetta, organizziamo, facciamo la garetta, ok? Sì, ti aspetto. Grazie. Ti aspetto. Grande, ciao, buona giornata. Ciao. Allora, stavi dicendo che è questa? È questa? Sì, quella blu rossa lì. Questa qui? RCZ GR3. GR3 basta, R450.000? Sì. Sì. Questa che cos'è, scusa, Vision? Peugeot VGZ? La VGZ GR3 non è più bella? No? Boh. Io c'ho quell'altro, non lo so. Vedi le differenze, prendi tra magari. Lo scappo lo puoi usare comunque. GR3. Ma la vedi? Sei in live? Stai vedendo qual è questa? Sì. No, guarda questa qui, Vision. Bella, Madonna. Non è che questa va meglio di questa qua? Questa comunque mi stai dicendo che viaggia, eh? Questa viaggia, sì. Questa c'ha 50 cavalli in più. Se poi non posso usarla, come faccio? Non lo so. 8 e mezzo. Penso fa usarlo o no? Non c'è scritto GR3, c'è scritto. C'è scritto GR3 anche qua. Sì. Costa uguale. Io penso di sì, perché GR3, scusami. Quale Sharder? Questa o questa? Quale delle due? Prima o seconda? Sharder mi sta dicendo anche lui.
penso che mi stia consigliando questa qua che hai detto tu all'inizio, non la Vision. Questa qua. Questa, Sharder? Sì o no? Ciao Lord, ciao amico mio, grazie mille, è la seconda. Quindi questa, dai, è questa, è questa. E cosa cambia da questa a questa? Ciao amici miei! Cosa cambia? Niente, il colore. Bianca o blu? Tu la ce l'hai bianca o blu? Ah, la livrea e basta. Penso blu, ma non sono sicuro, sai. Alla fine è uguale, poi prendi uno, un colore che ti piace, non è uguale. Infatti stavo vedendo, mi sa che mi piace di più questa bianca. Vai, vado con la bianca. Acquista. Vai ragazzi, l'abbiamo presa. La prossima volta uso la Peugeotina, ok raga? Bella lì raga. Grazie mille, mi raccomando iscrivetevi al canale Marco Drums Games. Grazie Sharder, grandissimo, è stata bella, una bella live, mi sono divertito di brutto. Quindi vi ringrazio, ciao Kevin, salutiamo gli amici. Ciao Twitch. Ciao Mitico, poi rimani un attimo nel party un secondino e ragazzi, sì. Ci vediamo alla prossima, statemi bene. Ciao Sharder, grandissimo, dai, ci si vede stasera alle 8:30, vi aspetto tutti alle 8:30. Ciao mitici, ciao a tutti, buona domenica, ciao. Allora, chiudiamo, ciao.